Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che Tira. Stamattina abbiamo una brutta sensazione. È il primo dicembre, sì, ma di che anno? Siamo sicuri di essere nel 2021 e non nel 2020? Il dubbio mi è venuto dopo aver visto che il governo ha cambiato per ben 3 volte in 24 ore le regole sulla DAD a scuola. Sono tornata a un momento con la mente a un anno fa, al tempo del caos, quando un giorno annunciavano un provvedimento e dopo lo smentivano. Ma la più brutta sensazione in generale riguarda l'impatto della variante Omicron. Ad ascoltare alcuni medici è la prova evidente che non ne usciremo mai, per altri invece è poco più di un'influenza, anzi addirittura poco meno, molto lieve, una schizofrenia che riguarda tutti, non solo il nostro paese, non solo l'Italia, lo voglio dire questo. Germania e Grecia, per esempio, vanno a grandi passi verso l'obbligo vaccinale. Hanno ragione loro o stanno esagerando? Insomma, non capiamo se tutte le nuove restrizioni siano frutto di isteria collettiva o invece di giusta prudenza. L'abbiamo già vissuto sulla nostra pelle. Vi ricordate il caso AstraZeneca? Quel caos comunicativo che all'epoca ha prodotto danni incalcolabili? Di tutto questo parliamo oggi con Andrea Crisanti, che ci dovrà spiegare un bel po' di cose, con una donna italiana che sta pagando sulla sua pelle questa situazione, perché è collegata con noi dal Marocco, si chiama Claudia Lanteri, e non può tornare in Italia perché i voli sono stati tutti bloccati. Sigla e andiamo da loro. È bellissimo che di fronte a sfide fondamentali per il nostro futuro, tutti trovino veramente il modo di andare d'accordo. L'Italia vive un momento magico, tra virgolette, un momento positivo. Le nostre richieste innanzitutto sono nella legge di bilancio. Abbiamo bisogno di un tavolo di coordinamento per dare un ordine. A me interessa che famiglie, imprese, scuole, ospedali e comuni non spengano la luce e non spengano il gas. Noi vogliamo incrementare il pacchetto degli 8 miliardi per ridurre IRAP e IRPEF. Lo si può fare senza intaccare le risorse per il reddito di cittadinanza. Una parte di quei soldi possono essere risparmiati e destinati alle famiglie e alle imprese. Sarebbe sbagliato mettere in contrapposizione chi ha bisogno del reddito di cittadinanza e le tante famiglie e le tante imprese colpite dal caro bollette. Sono contento del rapporto che abbiamo creato col 5 Stelle. La base è pronta, ci chiede essa stessa un cambiamento. Rischia di essere un inverno, che già avrà i suoi problemi di cuore, però buio e freddo. Io sto rivedendo il film di 2 anni fa, ormai la variante è pienamente diffusa. You have to get your vaccine, you have to get the shot, you have to get the booster. Grandissima prudenza, altrimenti si chiude tutto. Allora, eccoci qua, vedo già molti ospiti collegati, però voglio dare subito un momento da Claudia Lanteri. Buongiorno, professor Crisanti, arrivo anche da lei, però buongiorno. Sentiamo cosa sta accadendo in Marocco, perché non avevamo capito che il Marocco era così nell'occhio del ciclone, eppure ci sono molti italiani completamente bloccati, voli tutti assolutamente disdetti. Ciao Claudia, ben trovata, dove sei? In una stanza d'albergo? Buongiorno, sì, sono in albergo a Marrakech. A Marrakech. Tu sei veneta, vero? Sì, sono veneta. E ti occupi di cooperazione? Sì, sono consulente per i progetti internazionali, finanziamenti europei. Che cosa è successo a Marrakech? Come mai siete bloccati lì? Cosa vi hanno detto? Ma ci siamo svegliati il 29 mattina e ci hanno detto che tutti gli aeroporti erano chiusi di tutto il Marocco in entrata e in uscita. Subito pensavamo fosse una fake news e quindi ci siamo precipitati in aeroporto. E che clima c'era in aeroporto? Tu hai detto che c'era un clima incredibile, gente accalcata. Sì, è stata una cosa, i desk chiudevano uno dopo l'altro perché gli impiegati avevano paura per la loro sicurezza. E quindi ogni volta che chiudeva un desk tutti andavano sull'altro desk e la gente faceva botte per prendersi il posto. Oh, e cose. Ma cosa ha spiegato il governo? Perché hanno chiuso così repentinamente tutti i voli ancora prima di verificare? Perché io non sapevo ci fossero tanti contagi in Marocco. No, infatti non ci sono tanti contagi in Marocco, ci sono 50 casi al giorno, non della variante nuova ma del Covid. 50. Si sono spaventati, in Italia, dici tu? Non so.
Sì, penso di sì. Ma hai parlato con la Farnesina, Claudia? No, abbiamo ricevuto solo una mail dicendo appunto che organizzeranno dei voli e che dovremmo prenotarli su un sito della Neos, che è la compagnia di bandiera. Quindi scusa, non ho capito, sei lì a tempo indeterminato in questo momento, non sai quando tornerai? Sì, no, non lo so. No, vabbè, ma professore Cristal, c'ho ragione che è un po' un déjà vu, no? Però, perché mi ricordo la Cina. Cioè, sembra veramente una specie di grande giorno della marmotta, non ne usciamo mai. Ma guarda, questa variante sicuramente ha delle caratteristiche che genera, se non altro, allarme, perché dal punto di vista della sequenza è molto molto distante la sequenza della proteina Spike. Del gene della proteina Spike con cui è stato fatto il vaccino, quindi più 32 distante, trasformazioni, mi ho capito bene, professore? Ha accumulato tantissime mutazioni, quindi è una variante che è diversa da quella originale. Siccome il vaccino è stato fatto con quella originale di Wuhan e questa variante ha un numero obiettivamente molto elevato di mutazioni, è chiaro che questo preoccupa perché questa è una variante che è potenzialmente in grado di infettare i vaccinati e anche è molto contagiosa. Però io devo dirle una cosa, mi ero molto aggrappata nel mio ottimismo ormai proprio ad oltranza a una sua intervista sul Corriere della Sera, in cui lei diceva una frase che mi era molto piaciuta, oggi la rileggo, diceva che questa variante potrebbe essere una pessima notizia se si scoprisse che la Omicron è causa di forme di malattia grave, sarebbe invece una notizia ottima se si capisse che, come sembra, sulla base dei primi dati raccolti, il Sudafrica è responsabile di sintomi lievi, perché a quel punto, dice lei, la pandemia sarebbe sostanzialmente finita, cioè sarebbe una piano piano è come se si estinguesse da sola, ho capito bene? Sì, beh, guardi, il problema è questo, se questa, prendiamo lo scenario diciamo più ottimista, se questa fosse una variante ad altissima trasmissibilità che causa una malattia lieve, si diffonderebbe nella popolazione, infetterebbe anche i vaccinati causando appunto sintomi lievissimi, però nello stesso tempo immunizzando, e a questo punto chiaramente non sarebbe più un problema. La situazione completamente diversa se invece risultasse che effettivamente questa variante, diciamo, professore, se ho capito bene, che importante. I primi dati che sono arrivati non solo dal Sudafrica ma anche da casa nostra, perché per esempio il paziente zero sta bene, cioè ha sintomi molto lievi, addirittura i suoi parenti non si riesce a sequenziare il virus perché la carica virale è talmente bassa che non si riesce a sequenziare, quindi dai dati che abbiamo a disposizione oggi ci sembra che potrebbe essere una forma molto lieve, però ancora è troppo presto per dirlo? Sì, è ancora troppo presto perché purtroppo tutte le persone infettate erano vaccinate o molto giovani, quindi sono dati ancora preliminari. Per fortuna direi, però, non purtroppo. No, vabbè, purtroppo nel senso meno male, però diciamo purtroppo non ci danno le informazioni che vogliamo, che è ancora troppo presto per decidere se questa è effettivamente una variante molto contagiosa che infetta anche i vaccinati ma che non causa malattia nei non vaccinati, perché questo è il vero problema, o nelle persone anziane vaccinate, e quando avremo questi dati, ma penso che si avranno tra un paio di settimane, allora a questo punto potremmo prendere le misure. Scusi professore, ma quindi mi dica una cosa dal suo punto di vista, ma questa sospensione dei voli per esempio così repentina in Marocco che fa sì che la povera Claudia non sa bene come tornerà a casa, è un po' di esteria collettiva adesso, vedo che Del Mastro scuote la testa, Del Mastro che dobbiamo fare? Sta in Marocco, ma sta in Marocco, guarda, Claudia. Io penso, guarda, non ci sta volo che riesca, non ci sta blocco dei voli che riesca a bloccare una variante, se è così contagiosa, guardi, io lo dico sinceramente. Non è che uno Stato si può praticamente blindare. Se la variante è molto contagiosa, il blocco dei voli lo ritarda al massimo, ma non è che lo elimina. Va bene, si sarà molto rincuorata Claudia che è bloccata in Marocco senza un motivo preciso. Ottimo, mi sembra perfetto. Sento Del Mastro perché vedo che è molto... Ciao Augusto, vedo che anche Augusto Menzolini è arrivato con un magnifico collo alto nero. Prego, Del Mastro. No, guardi Mirta, se posso, se mi consente la battuta, è sbagliato il titolo, non noi italiani bloccati in Marocco per Omicron.
noi italiani bloccati in Marocco per Di Maio, perché dal maggio del 2020 che io come Fratelli d'Italia in Commissione Esteri ho depositato interrogazioni e risoluzioni per dire che basta applicare il meccanismo europeo di protezione civile che prevede in questi casi per la pandemia voli charter fatti con Alitalia, quindi aiuteremmo anche Alitalia, rimborsati al 75% dalla comunità europea per andare a prendere gli italiani nel resto del mondo. Lo ha fatto la Germania, noi non lo facciamo. Allora, al primo blocco, come dire, delle frontiere e dei voli mi sta bene, ma per se, ed errare è umano, soprattutto con Di Maio è umanissimo errare, ma perseverare è diabolico, anche Di Maio dovrebbe provare a metterci una pezza. Quindi non sono bloccati per Omicron, sono bloccati perché il nostro ministro degli esteri, nonostante sia ormai più di un anno che glielo diciamo, non attiva il meccanismo di... Allora, se naturalmente la Farnesina vuole sapere qualcosa, noi siamo qua. Claudia, ma voi cosa vi aspettate? Tu l'hai perso il biglietto che avevi, quindi adesso speri che ti organizzino un viaggio. Certo. Noi abbiamo l'informazione che dobbiamo prenotarci da soli i voli sul sito Neos, che è la compagnia greca, e che ci sarà sei voli, uno il 4, uno il 10, il 7, uno il 10, uno il 14. L'unico particolare è che non sappiamo quanti siamo. Ah, quindi diventa una riffa prenotarsi il volo praticamente. Se uno per caso di notte è insonne e prenota il volo, è a posto. Allora, io penso che la Farnesina sarà, insomma, tempestivamente creerà un servizio, un call center, qualcosa, perché già è successo in altre occasioni, però appunto, dato che ha detto del Masto, insomma, c'è una richiesta specifica, insomma, se volessero risponderci saremmo contenti di avere notizie dalla Farnesina. Sento il parere di Augusto e sarei poi tornare da Crisanto. Io da maggio 2020 che ho depositato sta richiesta e non rispondono, quindi la ringrazierei Mirta e la ringrazierebbero tutti gli italiani bloccati. Lei non mondo. Sottovaluta i miei potenti mezzi del Mastro? No, assolutamente, tutt'altro. Allora, Augusto Minzolini, e poi dopo torno da Crisanti, perché dobbiamo anche aprire tutto il tema vaccinazione ai bambini, perché ho la sensazione, Crisanti, che oggi l'ha bacchettata un po' Locatelli, però questa è una mia idea, poi ne parliamo. Minzolini. No, ma io sono breve, ma io non ho capito se di fatto questa decisione è stata presa dal governo marocchino o dal governo italiano? Marocchino, sembra credo. Dal governo marocchino. Ecco, appunto. Quindi cioè, non è che c'entra molto Di Maio. Lì c'è un problema di fondo. La natura di quel paese è un paese essenziale. Fammi finire però, Dio mio. Poi mi rispondi, no? È essenzialmente, diciamo, turistica. Quindi è chiaro che c'è un soprappiù. Perché se per caso lì si rifonde, poi devono richiudere tutto. Cioè quello che per noi è il Natale soltanto il 24 e il 25, loro ci vivono di turismo. Quindi da una parte è comprensibile. Poi chiaramente io sono d'accordo con Del Mastro, nel senso, visto che c'è questa situazione presa da un altro Stato, diciamo, il governo italiano dovrebbe adoperarsi per risolvere il problema, cioè nel senso che non capisco perché uno deve andare in Grecia quando puoi tranquillamente arrivare in Italia. Però partiamo la natura, diciamo, del provvedimento, l'iniziativa è stata presa dal governo marocchino, ecco perché volevo soltanto mettere questi puntini su lei. Poi, ti ho detto, ognuno risponde come vuole. Siamo in una fase in cui mi sembra che stiamo tutti studiando la nuova variante, non sappiamo quello che avviene e abbiamo esattamente, diciamo, la memoria di quello che è successo, che porta dietro morte, ma anche problemi economici non indifferenti, come questo qui del Marocco. Questo è vero, infatti lo dicevo in apertura, cioè ogni paese sta pigliando provvedimenti differenti e secondo me esiste anche un elemento di paura, di isteria collettiva, al di là della prudenza che naturalmente è normale, quindi effettivamente ci sono alcuni che fanno dei salti in avanti molto, cioè appunto chi mette il vaccino obbligatorio, chi fa la terza dose a 3 mesi come in Inghilterra, le ricette sono molto alla carta in questo momento. Tra l'altro la convinzione... Posso fare una richiesta costruttiva? Certo Claudia, ovvio. Allora, l'ambasciata italiana a Rabat lavora lunedì e venerdì un'ora, martedì, mercoledì e giovedì 2 ore. L'ambasciatore italiano a Rabat non si è preoccupato di mettersi in contatto con noi. L'ambasciatore rumeno ha creato con i rumeni un gruppo WhatsApp
gli ha fatto gli auguri oggi perché è la giornata, la festa della Romania, e ha organizzato un volo per venirli a prendere, sa esattamente quanti sono e quando ripatrieranno. Quindi domani i rumeni partono tranquilli, senza dover pagare niente, senza doversi preoccupare. Cioè, Romania... Lo so. Allora, secondo appello di Claudia, molto giusto, se l'ambasciatore italiano in Marocco a Rabat si facesse vivo con i nostri connazionali sarebbe un gesto molto apprezzato e apprezzabile. Quindi non li noi abbiamo bisogno di sentire... Scusa, chi oltre a lavorare a Rabat pure io, ma dove li hai visti i orari dell'ambasciata? Scusami, Claudia. Abbiamo telefonato e rispondono che gli orari lavorativi, quindi quando chiami te lo dicono. Un'ora al giorno, beati loro ragazzi, va bene, bei mondi paralleli. Crisanti, prego. Allora, prima cosa, ripensavo alle tue parole di prima, no? Lei mi diceva anche i vaccinati potrebbero riprendersi ma una forma molto lieve, questa potrebbe essere l'epilogo di questa variante Omicron nella migliore delle ipotesi. Questo vuol dire, scusi, che praticamente saremmo tutti un po' a rischio, però un rischio molto marginale, quindi in qualche modo poi saremo tutti dei guariti. Certo. E quindi vuol dire che il suo amato tracciamento dovrebbe farsi benedire a quel punto? È chiaro che, vabbè, ma è evidente che questa è una situazione, sarebbe una situazione particolarissima in cui il virus evolve verso una forma non aggressiva, è chiaro che a questo punto sarebbe anche sbagliato limitarne la diffusione, no? Ma questo bisogna aspettare di verificare che effettivamente nelle persone vulnerabili, cioè le persone delle fasce sopra i 60 anni, se sono infettati da questa variante e non vaccinati, di fatto questa variante non crea problemi. Se i dati supportano questa ipotesi, è chiaro che cambia completamente lo scenario. Allora, parliamo un attimo di bambini, non solo perché c'è questa storia della DAD che per me è stata abbastanza incredibile, grande confusione, tre decisioni in pochi giorni, in poco tempo, in 24 ore, nel senso che si è detto che bastava un solo bambino per mandare le classi in DAD. Io sono sommersa da lettere di madri che mi raccontano di classi messe in DAD in continuazione e mi pare che invece questa cosa sia cambiata, cosa interessante, però contemporaneamente ci dicono vacciniamo i bambini, perché se vogliamo mettere in sicurezza la scuola, diceva ieri Villani, professore, il benessere dei bambini al di là della salute, poter uscire, poter stare con gli amici, poter giocare, e lei questa motivazione forte per vaccinare i bambini non la convince, nel senso che ho visto che lei invece ha detto no, guardi, io posso dire una cosa, guardi, io sono favorevole al vaccino e sono favorevole anche al vaccino dei bambini. Io l'unica cosa che ho detto è che, visto che in ogni caso le dosi pediatriche non sono disponibili, non c'è sicuramente fretta. Se si aspettava un paio di settimane, che poi teoricamente si allineava direttamente con la disponibilità dei vaccini, avremmo avuto i dati americani, che sono circa 1 milione di casi, e se mi permette sono un po' di più dei 2000 casi dello studio della Pfizer, e avremmo dato sicurezza e convinzione a tutti quanti. Abbia pazienza, io guardi, tra le altre cose ci sta, la FDA ha votato per l'approvazione di questi vaccini e c'è stata una persona che si è astenuta, voglio dire, ma mica l'hanno crocifissa chi si è astenuto. Abbia pazienza, io non è che mi sono astenuto, io ho detto semplicemente non c'è fretta, due o tre settimane aspettiamo il milione di americani che si è vaccinato e buonanotte, voglio dire, ma le dicevo una cosa di Locatelli, possiamo vaccinare perché le dosi non ce l'abbiamo. Ma mi pare una posizione da Novax, ma che stiamo scherzando? No, ma scherziamo, io so bene, ma non nemmeno l'ho pensato. No, professore, non ho pensato nemmeno un istante che lei possa essere Novax, francamente. Ma lei pensa che una mamma è più convinta da 1 milione di casi o da 2000 casi di un'azienda farmaceutica? Io penso che sia convinta da 1 milione di casi e le dico, le do atto che allora... purtroppo la confusione e le incertezze nelle teste dei genitori, le teste sono tante, mentre sugli adulti, secondo me ormai siamo a una cosa abbastanza folle, abbastanza... Era proprio quella di dare, però le volevo raccontare, perché non so se lei ha letto i giornali con la mia stessa cura stamattina, spero di no, perché sarà più normale di me, che non legge tutto come faccio io, e c'è Locatelli che sull'Avvenire parla dei vaccini ai bambini, e si può rivolgersi a lei, perché dice, sento dire...
e vedo scrivere su alcuni giornali che avrebbe senso attendere i risultati delle vaccinazioni dei bambini in America e in Israele prima di procedere con quelle dei propri figli. La considero una posizione sbagliata e discutibile dal punto di vista etico. Immagini cosa accadrebbe se tutti facessero questa scelta, cioè se anche gli americani avessero atteso, anche gli israeliani. Posso dire una cosa, ma lei lo sa quanti bambini hanno testato per il vaccino polio? Prima di approvarlo, 1,5 milioni. Allora, è una cosa completamente diversa. È chiaro che non possiamo testare 1,5 milioni di bambini, ma allora abbiate pazienza. Se è stato un vaccino approvato in via precauzionale con 30,000 adulti, mi spiega perché deve essere approvato con 2,000 bambini? Ok. Abbia pazienza, Tanto più che i bambini sono vulnerabili e non sono in grado di decidere. Per non lasciare margini ai malintesi, lei è favorevole al vaccino ai bambini, ma dice attendere qualche settimana, a mio parere è più prudente, anche perché lei mi ha detto più volte, in questo momento per me la priorità è la terza dose agli adulti. Esatto, voglio dire, la priorità è la terza dose, voglio dire, e poi i dati che lei ha fatto vedere, la letalità nella classe di età dai 5 ai 12 anni, non so, 19 casi, bensì sono 9, sono molti di meno, sono 9 decessi, cioè quasi la metà. E quindi già questo è importante. Poi comunque, guardi, detto questo, io sono favorevole ai vaccini, sono convinto che i bambini devono essere vaccinati. Degli stati si sono presi la responsabilità di vaccinare con un numero di casi che a mio avviso era limitato, peraltro posizione condivisa anche da coloro che all'interno dell'FDA si sono astenuti. Voglio dire, ma mica sono Novax, ma mica tutti dobbiamo essere come pecore qui, Voglio dire, abbiamo la libertà di criticare la religione, abbiamo la libertà di criticare lo Stato e la Costituzione, non abbiamo la libertà di criticare due o tre colleghi che stanno in un comitato, ma abbiate pazienza, Allora faccio, si è innervosito Crisanti, faccio commentare Minzolini e Del Mastro, Augusto. No, ma io credo da questo punto di vista, guarda, ecco, dato che io non sono né Crisanti né Locatelli, non entro in questa polemica, credo che ci siano dei meccanismi, dei processi decisionali che debbono essere rispettati e vediamo. L'unica cosa su cui mi pongo, quindi cioè rispettando sia la posizione di Crisanti sia quella di Locatelli, è un'altra, che comunque non vediamo, diciamo, che la cosa è finita, perché altrimenti non si capirebbe quello che sta succedendo in Germania, in Austria e tutto il resto. Cioè, cerchiamo di dare un'idea in cui è giusto e obbligatorio avere dell'ottimismo, perché altrimenti non vai da nessuna parte. Contemporaneamente però, sapendo quello che sta succedendo in altri paesi e sapendo che quindi, diciamo, la situazione è ancora in divenire, tanto per dire. Cioè, dice Giuseppe Augusto, se hanno messo un obbligo vaccinale in Austria e in Germania, si avviano a metterlo anche in Grecia, se ho capito bene, è perché sono paesi che sono in grave difficoltà, cioè purtroppo sta risuccedendo. Scusi Mirta, ma io sono mesi che sto dicendo che la priorità è la terza dose, mentre si parlava solo di raggiungimento dell'immunità dei gregge a settembre. Questo è il problema che bisognerebbe l'urgenza. Perché anche rispetto ad Omicron, al di là di come andranno poi le ricerche successive, chi ha fatto anche la terza dose è più al sicuro oggi, c'è poco da dire. Certo, è evidente. Israele lo dice. In Israele dicono che anche per Omicron la terza dose è molto efficace. Quindi diciamo che rimane l'idea, vaccinarsi. E il Super Green Pass sta aiutando, caro il mio Del Mastro, dovete prenderne atto. 40% in più di prime dosi dopo che è arrivato il Super Green Pass. Che dobbiamo fare? Dobbiamo essere pratici. Io intanto a differenza di Minzolini invece nella polemica voglio entrarci, perché dà esattamente non avevo il clima dubbi da caccia del alle streghe. Può uno come Crisanti essere crocefisso e accusato quasi di essere un Novax semplicemente perché introduce un principio che è sempre esistito, cioè un principio di cautela e di precauzione nella lettura dei dati prima della somministrazione del vaccino ai minori? Mi pare una posizione di grande onestà intellettuale, perché dato che Crisanti è tutto tranne che poco acuto e intelligente, sapeva cosa poteva accadere come clima scatenatosi contro di lui, ma questo ci dà l'idea che viviamo in un momento di caccia alle streghe, perché se anche Crisanti riesce ad essere indirettamente collocato quasi nell'area Novax semplicemente perché dice, da vaccinista convinto,
usiamo il principio di cautela e di precauzione che si è sempre usato per i minori. Mi pare che sia un clima che noi dobbiamo, per il quale noi dobbiamo buttare acqua sul fuoco, non alimentarlo ulteriormente. E detto questo, io continuo a dire sul super Green Pass, in questo invece evidentemente sono mi divido da Crisanti, noi continuiamo a dire come Fratelli d'Italia che il super Green Pass, come il Green Pass primo, è uno strumento surrettizio per introdurre l'obbligatorietà vaccinale da parte di uno Stato che non la introduce, ma soprattutto... Quindi meglio fare l'obbligo tout court come la Germania. ...determinato da un governo che nulla, nulla ha fatto su trasporti, trasporto pubblico locale, su scuole e su sanità, e che quindi non nulla facendo sulla prevenzione scarica tutto sugli italiani. Inaccettabile. Allora, a proposito di caccia alle streghe, devo portarvi a Boio Ganeo, un posto che naturalmente Crisanti conosce molto bene, dove c'è stato il primo morto di Covid in Italia. Crisanti, la devo avvertire, è stato difeso pubblicamente da Del Mastro, diranno che lei è di destra, così succede adesso con i medici. Vabbè, ma guardi, voglio dire, io penso che l'onestà intellettuale non è un problema di destra o di sinistra, a un certo punto mica, anzi, io sono abituato in un paese come l'Inghilterra che per il bene pubblico si superano le differenze di opinioni. Bravo, eh? Ottimo. Andiamo a Boio Ganeo, siamo molto stupiti da quello che accade a Boio Ganeo, ve lo ricordate bene, no? Il primo luogo d'Italia a diventare un po', ahimè, il simbolo del Covid, il luogo dove il professor Crisanti assieme al governatore Zaia decidono i tamponi a tappeto, eppure oggi la situazione è molto, molto diversa. Guardate. Questi sono 101 comuni 101 della provincia, di Padova. Boio Ganeo, questo 101esimo. Su 2.975 vaccinabili, ne abbiamo 557 non vaccinati e non prenotati. Ci vorrebbe qualcuno che spiegasse come mai gente che ha subito il bombardamento rifiuti di entrare negli rifugi. Stiamo arrivando a Boio Ganeo, il primo paese in cui in Italia si è registrato un morto per Covid, Adriano Trevisan. Eppure proprio questo paese, Boio Ganeo, oggi in Veneto è maglia nera in termini di vaccinazioni. Ne abbiamo dunque gli unico sito. Se sono stupi, se dire sto Covid, cambi canale Covid. Ma li conosceva le persone che sono morte di Covid? Prima Adriano Trevisan. Non è morto di Covid. Qui siamo alla Locanda al Sole, dove ogni giorno Adriano Trevisan giocava a carte con il suo amico Renato Turetta, anche lui morto per Covid pochi giorni dopo Trevisan. Il discorso Covid, non voglio puntare niente con il cliente. Ricordo che quando noi eravamo il boh del lockdown ci davano degli untori, lo siamo stati per mesi. Forse è per questo che c'è questa idea di rigetto. Ci sentiamo provati da questa esperienza. Ti sarebbe vaccinato Adriano Trevisan, secondo me? Guarda, ma io penso anche di sì. È per questo che chi può, insomma, mi dovrebbe fare. E poi io dico, bisognerebbe che si facessero questo regalo di Natale. Ad aggravare la stanchezza di cui parla il sindaco si aggiunge però anche l'incertezza di chi in città rappresenta una guida. Io anche a casa mia, la mia mamma, ho detto di assumersi un po' la responsabilità, ha sentito un po'... Ah, quindi non di vaccinarsi? No, io ho detto alla mamma che lo scelga lei. Era venuto a prendere qualche nipote? Sì. Sì, la contagiano? Ma che contagiano? Ma non è che è così pericoloso, perché dove sono i morti? Se fosse la epidemia sarebbero i morti per la strada. Vai, signori. Lei ce l'ha il medico di base qui a Bo? Sì, che ce l'ho, ma da poco l'ho cambiato. È De Marco, c'aveva lei? Sì, De Marco. Dei tre medici di base a Boio Ganeo, uno vicino a posizioni Novax, oggi ha cessato la sua attività il dottor Roberto De Marco. Questo è uno dei suoi post su Facebook. Se dopo un anno e mezzo credete ancora all'emergenza, l'emergenza siete voi. Perché ha scritto questa cosa, dottore, su Facebook? Sono impegnato adesso, sono impegnato. Questo era tuo papà? Sì, sì. Mi diceva sì che respirava, faceva fatica a respirare, ma non è che... Non aveva capito? No, secondo me no. Bisognerebbe anche fare un po' di pubblicità positiva, voglio dire io, che i morti sono stati morti per Covid e la famiglia è sofferente. Allora non direbbero queste stronzate che hanno detto, non so se mi capisce. Sì. Ecco, adesso insomma mi fanno anche arrabbiare. Tu
Professor Crisanti, che effetto le fa? Naturalmente in questo paese di Cacinello abbiamo visto la moglie e la figlia di Trevisan, appunto, il primo morto di Covid. Guardi, mi fa effetto riflettere sull'impatto che possono avere i medici di base, perché guardi, noi eravamo consapevoli che c'era questo problema, perché stiamo seguendo la situazione di Vaud da tanto tempo, e purtroppo adesso, non so, alcuni medici di base avevano consigliato, per esempio, alle persone che si erano infettate di non fare la vaccinazione. Purtroppo sottolinea, se possibile, quanto è importante la comunicazione tra i medici di base e le persone. Purtroppo a Vo, su 3 medici di base, ce n'era uno che era fondamentalmente contrario alla vaccinazione. E questo, guardi, ha un impatto. Io non penso che sia attribuibile alla popolazione di Vo. Glielo dico sinceramente, che è stata sempre estremamente proattiva e consapevole di quello che succedeva. Il ruolo fatto dei medici. Praticamente fare il prelievo del sangue a centinaia di bambini, quindi guardi, penso che sia dovuto, purtroppo, su 3.000 persone, se c'è un medico che ce n'ha 700-800 e c'è una posizione di questo genere, le persone, guardi, i medici di famiglia hanno un impatto gigantesco sul territorio. Allora, guardi, glielo presento un medico di famiglia, Crisanti, abbiamo invitato questa mattina, si chiama Valerio Veduti, è un medico di famiglia di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, ed è stato definito un medico super vaccinatore. Salve, come sta Valerio? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Sto bene, grazie. Lei ha fatto addirittura un hub privato per vaccinare a rotta di collo tutti. Vedi. Sì, per accelerare un po' la vaccinazione, soprattutto degli ottantenni. Ecco, mi può rispondere su questa cosa che ha appena detto Crisanti? Non solo, il ruolo dei medici di base l'abbiamo capito molto bene, devo dire, anche durante il momento più tragico della pandemia, quanto importanti siete. No. Però la cosa che diceva lui, cioè dei medici di base che consigliano di non vaccinare, un medico, cioè lei da medico che si sta facendo in 4 per vaccinare, come lo considera un medico che sconsiglia la vaccinazione? Guardi, io... Insomma, partendo dal presupposto che ognuno ha le proprie idee, può esprimerle come meglio crede. Ecco, se devo fare un esempio anche un po' forte, mi viene da pensare, ecco, che un medico che consiglia in una situazione di questo genere ai propri assistiti di non vaccinarsi è come un parroco che durante l'omelia domenicale dice ai suoi pazienti, ai suoi parrocchiani, che possono tranquillamente infrangere i 10 comandamenti, ecco, quindi... Altrettanto grave, mi sembra un'ottima metafora, devo dire, perché appunto Crisanti diceva, se tu hai un rapporto di fiducia col tuo medico di base, i medici di base, come sappiamo, hanno centinaia di pazienti, e questo diventa poi un elemento che disgrega la comunità in qualche modo, e questo è il tema che poneva Crisanti. Ma lei ne ha avuto a che fare nella sua esperienza, dalle sue parti, con pazienti Novax o medici Novax, come si pone? Nel mio nucleo di cure primarie, no, medici Novax non ce ne sono, hanno aderito tutti i colleghi alla vaccinazione per il Covid, anzi nell'altra vallata, io sono qui oggi, però nell'altra vallata del Reno c'è un collega di Lizzano che ha vaccinato più di 300 persone, ecco, quindi è andato ben oltre di quello che io ho fatto. Quindi la situazione è abbastanza buona, tranquilla, da questo punto di vista. Poi, avendo 1.600 pazienti, ognuno, cioè, credo che ce ne sono, ne ho parecchi, cioè parecchi, no, mi attesto su un 86-87% di persone vaccinate, quindi al momento. Vabbè, c'è la media italiana. Quindi praticamente, media, il dottor Veduti. Sì, esattamente, sì. Scusa Augusto, posso farti una domanda? Perché Crisanti ha posto l'accento sui medici di base, che certamente è il caso di Vo Euganeo, che lui conosce benissimo, ma secondo te c'è qualcosa in più? C'è una politica che ha strizzato l'occhio, alcuni giornali? Cioè, c'è stato un elemento anche di complessivo, no? Sull'informazione e sulla politica che ha in qualche modo coperto queste posizioni? Ma sai, quando ad esempio, ecco, c'è stato questo dibattito legittimissimo tra Crisanti e Locatelli, quello di cui parlavate prima, cioè mi sono, diciamo, ecco, fatto un passo indietro rispetto a Del Mastro, perché parto dal presupposto che per partecipare a
polemiche di natura scientifica devi aver studiato, devi essere un esperto di queste cose qui, quindi è tutto legittimo e tutti i pareri sono giusti. Perché faccio questo? Perché molto spesso noi dobbiamo partire che gli interlocutori che noi abbiamo sono persone che non sono dotate, diciamo, di scienza, cioè nel senso che prendono il primo passaggio e è più l'immagine, è più, che ti posso dire, una informazione superficiale che arriva. E quindi molto spesso può essere presa in un modo o nell'altro. Ecco perché ci dovrebbe essere maggiore attenzione. E se devo dirla tutta, credo che la polemica politica su un tema del genere è assurda, è folle. Cioè, aver discusso per mesi sul problema della libertà legato, non so, al Green Pass o altro, mi sembra una mezza follia. Ma cosa c'entra? Qui stiamo parlando di emergenza sanitaria, punto. Quindi si sentono i medici, poi ti accorgi, diciamo, quello che dicono, se chiaramente si arriva a un punto, diciamo, in comune, ancora meglio, ma quella è la tematica, quello è l'argomento. La politica cosa c'entra? La politica deve aspettare, avere, diciamo, un parere e metterlo in pratica. Ma non è che puoi intervenire e dire meglio questo o quell'altro, parlare, diciamo, dell'ultima variante. Allora, faccio rispondere il Mastro e poi arrivo anche a togliere. Il Mastro ha detto che è meglio astenersi invece che fare polemica in questa fase. Per la politica? No, io invece ritengo che si abbia il diritto, per esempio, a differenza di quanto dice Minzolini, di rispondere a un ministro che dice che il Green Pass è una patente per la libertà, che nel mondo libero occidentale la libertà è innata e non abbiamo bisogno di patenti di libertà. C'entra, perché il tema non c'entra? È essere pro o contro i vaccini. Il tema è dire... però Minzolini, tu io ti ho lasciato terminare, fai altrettanto. No, hai ragione. Che siamo due galantuomini. Il tema è... il tema non è essere pro o contro i vaccini. Il tema è... Io posso accettare per il tramite del Super Green Pass uno strumento che io ritengo essere di segregazione sociale o di apartheid sanitario? Penso di no. E chiedo alle forze politiche che stanno in questo governo, che piace tanto a Manzolini, cosa è stato fatto in due anni con la proclamazione dello stato di emergenza sul trasporto pubblico locale? Mi fanno vedere una sola linea del trasporto pubblico locale aumentata? Posso dire una cosa, scusami Mirta, ma a me non è che piace o non piace questo governo, non c'entra nulla, io dico che c'è un argomento che è particolare e il momento in cui tu mi parli no al Green Pass e poi mi dici sì al vaccino, io non è che ti sto dicendo che forse non è giusto, dico soltanto che il messaggio che arriva molto spesso è semplificato e uno immagina che il no al Green Pass sia il no al vaccino, o no? Perché essendo il Green Pass una certificazione del vaccino, uno non comprende una persona normale. Devi entrare nei meccanismi perversi della politica che su qualunque cosa fa una polemica. Allora, io sento, chiaro, un attimo Crisanti su questo. Ha detto una cosa, però posso dirla, è rimasto, dico una cosa sincera da una persona normale che lo usa il Green Pass tutti i giorni perché è stravaccinata. Non mi fa fatica a me, francamente, mostrarlo, perché sono vaccinata, ce l'ho, quindi questo forse è un po' il tema. Però Crisanti, mi dica lei come la vede questa storia. Ma su Green Pass, ma guarda, io ho sempre detto che il Green Pass è una misura per indurre le persone a vaccinarsi, perché non è allineata alla durata della protezione. È chiaro che, non essendoci l'obbligo, viene usato il Green Pass. Voglio dire, l'impatto poi sulla sanità pubblica è indiretto, perché obiettivamente ha indotto più persone a vaccinarsi. Se questo è quello che dobbiamo fare per portare persone a vaccinarsi, è che sia, voglio dire, obiettivamente il Green Pass è tutto sommato lascia un margine di libertà, nel senso che le persone che non si sono vaccinate si fanno i tamponi e in qualche modo riescono a sopperire alle limitazioni imposte dal Green Pass. È chiaro che comunque se il Green Pass... Ma lei a questo punto passerebbe all'obbligo, che permanente, non allineata e non allineata alla durata del vaccino, a mio avviso pone un problema di coerenza, se non altro sanitaria. No, no, certo, lei ha sempre posto il tema della durata del tampone e la durata dei vaccini, che sono due cose ovviamente dirimenti per la sicurezza. Però scusi, a questo punto per lei l'obbligo vaccinale sarebbe la strada più dritta? Ma guardi, l'obbligo vaccinale, se ci fosse una sanzione ragionevole e condivisa, forse a questo punto mi metterebbe chiarezza su sta cosa. Al limite penso che sia un elemento di chiarezza. Se poi ci siano la volontà politica per fare l'obbligo vaccinale, in modo particolare, più che l'obbligo vaccinale, la sanzione da applicare, perché guardi, non c'è obbligo senza sanzione, certo. È inutile che stiamo a discutere, ecco. Ha ragione. Scusi, cioè, il vero problema da mettersi d'accordo è quello.
definitiva sulle mascherine all'aperto, perché l'altro giorno qua c'è stata una gran bagarre con il professor Bassetti sulle mascherine all'aperto. Il professor Bassetti continua a dire che sono una sonora fesseria. Come lei sa, molti sindaci le hanno chieste, alcuni le hanno anche applicate, come per esempio Milano. Che ne pensa? Guardi, partiamo da dove le mascherine funzionano. Guardi, le mascherine FFP2 funzionano molto bene nei reparti dove vengono trattate le persone che addirittura hanno il Covid, quindi sono molto efficaci. Sono molto efficaci sui trasporti pubblici e questi li vogliamo considerare, come siamo, al chiuso? Vabbè, consideriamo al chiuso, sicuramente sono molto efficaci. Sono molto efficaci in tutti gli assembramenti. È chiaro che, che vuol dire all'aperto? Se all'aperto io c'ho una, mi devo fare strada tra un gruppo di persone, quello non è più all'aperto, perché chiaramente crea un microclima che non è, che favorisce la trasmissione. Quindi è chiaro, se che il passeggio da solo strada, è una strada semivuota, posso non mettermela. Se è chiaro, entro al centro di Roma con la folla mi conviene mettermela. Questa è un po' l'idea, è un po' di buon senso. Certo, è chiaro che dipende da situazione a situazione, mica all'aperto è tutto uguale, è chiaro. Se lei sta allo però stadio, a Milano fanno un'ordinanza di vederla sempre, non so se in mezzo riesce con la mascherina. Tu vai in giro con la mascherina sempre a Milano? Ma no, esco nel senso che viene di fatto la regola, l'indicazione è quella di tenerla, diciamo, al centro della città, dove probabilmente anche per il Natale c'è più gente, e lo faccio, mi sembra naturale. Ma sai, in queste cose qui noi dobbiamo decidere, le regole vanno rispettate o non vanno rispettate, perché altrimenti possiamo parlare per 50 anni e rimaniamo dove siamo. Se vanno rispettate, possono essere giuste o meno, ma le segui, poi diciamo anche contestarle, ma in ogni caso le rispetti. E questo è un punto centrale anche di questa discussione, perché se io vado in tre ristoranti e non mi chiedono il Green Pass, ma invece c'è il Green Pass, capisci che io mi arrabbio anch'io, come te, sono d'accordo con te, non va bene. Un problema, diciamo, di correttezza della regola, ma anche, diciamo, della capacità dello Stato di far rispettare una decisione. Allora a quel punto è inutile che parliamo, e a quel senza punto controlli diventa tutto un po' ridicolo. Ludovica Cirillo, dimmi cosa succede alla conferenza stampa della Meloni, che poi devo firmare la giustificazione a Del Mastro che non ci è andato. Sì Mirta, io sono esattamente qui fuori, si sta svolgendo all'interno la conferenza della Meloni che sta presentando i suoi emendamenti alla manovra. In questo momento proprio stava parlando anche lei di Green Pass, diceva ci avevano promesso che ci avrebbe reso libero, ora siamo arrivati al Super Green Pass, al Tetra Green Pass, in realtà siamo punto e da capo lo stesso punto dell'anno scorso. Ma questo, diciamo, è la cosa più dolce che ha detto Giorgia Meloni questa mattina, perché è partita con un attacco abbastanza forte al governo Draghi, ha detto testuale, l'atteggiamento del governo di Draghi è intollerabile e anche la stampa mi meraviglio che resti in silenzio. Su cosa, Mirta? Sul fatto che il governo sta utilizzando spesso la fiducia e quindi il ruolo del Parlamento è, dice Giorgia Meloni, è ridotto all'osso. E sottolinea anche un'altra cosa che è molto interessante, perché in realtà mi sembrerebbe un attacco proprio ai suoi alleati del centrodestra, perché dice sui 5.500 emendamenti alla manovra i nostri sono una quota minoritaria, in realtà sono gli stessi partiti di maggioranza che hanno fatto grandi e importanti emendamenti correttivi ad un testo sul quale in realtà loro dovrebbero aver già dato l'ok. Quindi cioè, diciamo che richiamo non anche a Matteo Salvini. Non hanno le idee chiare, diceva Meloni. Allora, io vado in pubblicità casuale. E poi devo dare il benvenuto a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, perché abbiamo fatto un ragionamento, caro Toti, che voi governatori avete imposto una linea ai vostri partiti di appartenenza, chi più chi meno, e al governo, quindi fra pochissimo arriviamo da lei. Mondo italiano. Mondo italiano. I governatori delle regioni con cui c'è stata un'interlocuzione molto proficua, di questo vorrei anche ringraziare il presidente della conferenza Stato-Regioni, Fedriga. Quel grazie pronunciato dal Premier è suonato come un riconoscimento non solo per Fedriga, ma per quella pattuglia di governatori che dall'inizio della pandemia si sono presi la scena politica. Mentre uno Stato pensava a comprare i banchi a rotelle e i monopattini, le regioni spendevano le risorse per dare la risposta alla salute dei cittadini.
spina nel fianco per il governo, Conte prima, Draghi poi, ma anche per i propri partiti, su tutti la Lega con Zaia e Fedriga, che di fatto hanno messo all'angolo Salvini. La terza dose deve essere pianificata con urgenza. Per avere vinta questa battaglia ci vogliono i titoli anticorpali alti. Chi ha partecipato alla campagna vaccinale e chi si è protetto, chi limita le ospedalizzazioni, chi salvaguarda il sistema di sanità pubblico, ovviamente non può pagare un prezzo di cui non ha nessuna colpa, se non aver creduto nella scienza e creduto nello Stato. Non si tirano indietro nemmeno i governatori Dem, dove brillano le stelle di ex e forse futuri leader. Seguiamo sempre le indicazioni nazionali, però è vero che la nostra strategia è sempre quella di anticipare il virus. Il governo che deve decidere si può ragionare per evitare ulteriori chiusure, perché noi avremmo bisogno di non chiudere più. Ma c'è anche chi è sia leader sia governatore e porta avanti una partita tutta sua. Abbiamo chiesto al governo di agire e agire in fretta con una serie di misure che diversifichi ovviamente il trattamento e anche i livelli di libertà di accesso alle varie attività tra le persone vaccinate e quelle non vaccinate. Un campionato a parte lo gioca dall'inizio il presidente Campano, un uomo solo al comando contro tutti. Queste misure del governo arrivano in ritardo e vengono attuate in ritardo. Che stiamo aspettando? Allora, Giovanni Totti, vabbè, De Luca e Bastian Contrario, si sa, però effettivamente voi governatori siete stati una bella miccia, no? Per cambiare le cose, sia perché molti, penso ai leghisti, hanno un po' dettato la linea al loro partito, ma anche perché appunto anche al governo avete chiesto di cambiare, no? Ma guarda Mirta, semplicemente abbiamo detto quello che osserviamo tutti i giorni sul territorio e quindi abbiamo portato, penso, una voce di ragionevolezza e di buonsenso all'interno di un quadro che è ancora complesso. Tutto qui. Io vedo e ascolto un dibattito che francamente, comprendendo le ragioni del mio antico mestiere e della tua attuale professione, talvolta trovo che sia scentrato. Tanto per cominciare, il Green Pass. Oggi la Grecia vuole obbligare i cittadini sopra i 50 anni al vaccino, in Austria hanno messo l'obbligo vaccinale, la Germania rincorre, la civilissima Olanda è nei guai, l'Italia con tutti i nostri guai, l'Italia oggi è in una situazione assolutamente migliore di tutti gli altri. Ci prepariamo a fare un Natale di shopping, di cene, di incontri con la famiglia. L'anno scorso eravamo chiusi nelle nostre case senza poter lasciare il nostro comune. E attenzione, la circolazione del virus è sostanzialmente quella dello scorso anno. Gli effetti sui cittadini sono molto molto diversi, direi il 10% di quelli dell'anno scorso. Il che vuol dire, direi, al di là di ogni discussione e distinguo, che le misure prese hanno effettivamente funzionato. E questa è la prima cosa che tenderei a dire. C'è chi dice che dovevamo mettere l'obbligo di vaccino e non il super green pass. Io, come sai, non ho mai avuto difficoltà a credere e a ritenere che l'obbligo di vaccino potesse essere una strada. Non ci riterrei nulla di antidemocratico, visto che c'è l'obbligo dei vaccini per i nostri piccoli cittadini su molte malattie. Però è un po' sentirlo dire da chi è contrario anche al Green Pass, è un po' come dire: se non ti piace il caffè ti do 3 caffè anziché dartene uno. Mi sembra francamente qualche cosa che non riesco a Del comprendere. Del Mastro, sta dicendo Totti, vi dovete rassegnare alla realtà. No, ma io dico una cosa, perché tutti quanti, se dobbiamo scegliere, io capisco il dibattito politico e capisco anche la posizione di alcune forze politiche dell'opposizione. Il Green Pass non è una cosa che piace, non piace a nessuno di noi, ci piacerebbe tutti andare in giro tranquilli, liberi, senza nessun documento, ci mancherebbe altro. Però io serve. Sono un ultraliberale, un ultraliberista, però è come dire, tra stare chiuso in casa davanti alla televisione e non poter vedere i miei genitori e mia moglie che vive in un'altra città e poterlo fare con una carta in tasca, scelgo la seconda. Le chiedo un tweet per chiudere, perché poi vi devo far vedere chi è arrivato in studio.
È semplice, io che non ho bisogno di dire di essere liberale, ma lo sono perché per me non esistono patenti di libertà e continuo a dire, non lo dico certamente ai governatori del centrodestra, ma lo dico a questo governo, che prima di introdurre qualunque strumento che limiti la mia libertà, loro avrebbero dovuto fare quello che non hanno fatto in termini di prevenzioni. Se poi il governatore Totti dice, come io sostengo, che il virus sta circolando esattamente come prima, evidentemente il vaccino serve per se stesso e non per solidarietà, per non finire in camera intensiva, e non è poco ed è importantissimo. Ma non ci fa finire manco ma gli altri, però del mastro, così per abbiamo pazienza, perché non è così. Non ci finisce lei, non ci finiscono manco gli altri. Comunque devo andare in pubblicità perché non so bene se essere più emozionata o più arrabbiata, perché c'è un signore che appena sta entrando in studio che rincorro da mesi come sempre. Però è arrivato, è Pierluigi Bessa. Sì, sì. Ride sotto la mascherina. Facciamo vedere che ride. Qua. Va bene, pubblicità, torniamo subito. Grazie a tutti voi. Mambo italiano. Mambo italiano. Allora, 12.01, mi collego subito con Luca Speciale per le ultime notizie. Sei un po' commosso anche tu che tornerò a trovarmi Bersani, Luca? Io non lo sapevo, non ho fatto in tempo a commuovermi. Però posso, ti posso commuovere in diretta, non ti preoccupare. Posso adeguarmi. Mirta, diamo l'idea di cosa sarà il telegiornale. Chiaramente coi due mondi, coi due fronti, quello economico e quello del virus che si intersecano fra di loro. L'Ox che rivede al rialzo le stime del PIL per l'Italia nel 2021 al 6,3%, ma che taglia le stime della crescita mondiale. Ci sono molte incertezze anche nelle istituzioni sanitarie mondiali per quanto riguarda questa variante Omicron, e questo pesa non poco sui mercati, sulle borse, sugli investitori che temono per la crescita dell'economia. L'Europa, che sta andando sempre più con il contagio che cresce nel vecchio continente verso il modello austro, ovvero quello dell'obbligo vaccinale, sono d'accordo sia la Germania che la Grecia. L'Italia che punta tutto sulle terze dosi, che da oggi sono disponibili per tutti gli over 18, e sull'introduzione di questo Super Green Pass che conosceremo appunto da lunedì prossimo. Oggi poi l'AIFA si pronuncia per il vaccino nei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Parleremo anche chiaramente di manovra, di fisco con l'ok, in aula oggi c'è il decreto fiscale. C'è la mini proroga per le cartelle, il cumulo dell'assegno di invalidità, e poi ultima cosa ti dico che poco fa l'ufficialità che Eitan, il bambino sopravvissuto unico alla tragedia della funivia del Mottarone, tornerà il 3 dicembre in Italia con la zia paterna per effetto di quelle che sono state le sentenze della Corte Suprema israeliana dei giorni scorsi. E si chiude una vicenda terribile. Grazie Luca. Grazie. Più tardi alle 13.30. Allora, Bersani, come sapete, è un nuovo politico che conta molti estimatori tra gli avversari, forse qualcuno meno tra i compagni di strada, però questo lo capiremo. Fatto sta che lo presento con una frase molto divertente, come sempre, di De Luca. Presidente Luca ebbe a dire su Bersani: se si adottasse in Italia il criterio di valutazione della vita pubblica che adottano in America, qua rimarrebbero solo i bambini sotto i 10 anni e per Luigi Bersani. La sapeva questa? No, l'ha detta. Senta Bersani, si è fatto un'idea di quello che sta capitando, Omicron? Perché io continuo a parlare con alcuni che sono preoccupatissimi, continuo a raccontare voli che si chiudono, paesi che vanno in tilt, e dall'altra parte alcuni medici che dicono: guardate che però i sintomi sono molto lievi, potrebbe addirittura essere un bene, potrebbe essere una forma di, come dire, normalizzazione quasi del virus. Lei che ha capito? Ma primo, da profano naturalmente, e affidandomi poi alle valutazioni che faranno gli scienziati, primo che non sarà l'ultima variante, se no l'avrebbero chiamato Omega, invece ce ne sarà ancora 7-8 su tutto l'alfabeto greco. Secondo che forse, cioè, possiamo ragionevolmente sperare che il virus ragioni così, cioè per diffondermi di più devo essere più accettabile, e che quindi possa avere alla lunga, diciamo, prendere piede appunto l'idea di un contagio che però diciamo reca meno problemi. Che dire, io ritengo, penso che la strategia
giusta sia quella di procedere al massimo con le vaccinazioni, perché è conclamato, terza dose 18 anni, 18 è conclamato che certo il vaccino non ti mette il 100%, non ti esenta dal contagio al 100%, ma ne riduce enormemente gli effetti. E qui c'è un problema anche, come dire, di comunicazione, no? Insomma, se noi abbiamo 53 milioni di Green Pass in questo momento, se noi stiamo viaggiando a 300.000 al giorno di vaccinati, vuol dire, mal contata, che l'80% almeno della popolazione è d'accordo, va bene? Poi ci sarà un 10% Novax e un 10% Nivax. Ecco, cerchiamo tutti assieme con un senso di responsabilità di tenere i nervi a posto, Sivax, Novax, Nivax, e di dare alle cose il peso che hanno. Non è che il primo matto che passa per strada debba avere la visibilità, ecco, e attrezzare delle cagnare, perché la gente poi si disamora. Insomma. Mario Monti l'altro giorno, appunto, in onda. Appunto, ma chiaro, lui fa delle provocazioni. Ha detto che deve essere un po' meno democratica l'informazione. No, vabbè, ma adesso lui a volte la leggo come una provocazione, però dietro questa provocazione... Dosare diversamente la democrazia. C'è un messaggio. Cioè, io credo effettivamente che in tutto il sistema della comunicazione, anche politica, adesso non sto parlando dei giornalisti, sto parlando della politica e dei giornalisti, c'è una sovrarappresentazione di posizioni che sono ripudiate dalla maggioranza della popolazione. Bisogna prendere atto di questo, siamo in una pandemia, ragazzi. Quindi ognuno deve prendersi la sua quota di responsabilità nella comunicazione. Quindi Monti non sogna un bavaglio, fa una provocazione per aprire un dibattito, ma sì, secondo ma lei. Sì, ma secondo me poi non è la prima volta che Monti, per provocare, usa parole che magari non userebbe riflettendoci meglio. Quindi non sto dicendo che l'ha detta giusta, ma il tema che pone c'è, perché ragazzi non saremo in guerra, perché non siamo in guerra, via. È comunque una pandemia, quindi ognuno si prende il suo pezzettino di responsabilità. Ma visto che in Germania vanno a grandi passi verso l'obbligo vaccinale, sì, lei l'obbligo pensa anche che lì, farlo? Io sarà un limite mio, no? Però obbligo per che cosa? Cioè obbligo per uscire di casa, obbligo di vaccino per uscire di casa, obbligo di vaccino per andare a scuola, obbligo di vaccino per andare a lavorare, obbligo di vaccino per andare al bar. È il nostro Super Green Pass, punto. Perché, già fatto. Perché obbligo, tutto obbligato. Io, da amministratore, dico, scusate un attimo, ma avete capito cosa vuol dire? Cioè, mandiamo i carabinieri in giro con la siringa e quale sarebbe la punizione? Cioè, fa il CSO, sennò cioè, di che parliamo? Ecco, di che cosa parliamo? Allora, noi, da italiani modesti, ma non stupidi, abbiamo preso una strada che si chiama Green Pass e Super Green Pass. Io la consiglierei anche agli altri. Modello che italiano. Non si inventassero delle cose, perché sento che in Grecia dice tutti gli anziani sopra i 60, se non lo fai sto mese ti prendi 100 euro di multa, poi il mese dopo altri 100. Ma c'è gente che giustamente, se magari se li fa prestare piuttosto di vaccinarsi, e con gli mandi carabinieri, cioè cerchiamo di avere anche buon senso, cioè parliamo di obbligo nel senso obbligo per... Far questo, far quello. Allora, dobbiamo far parlare anche di politica, però, perché secondo me lei è un draghiano, come dire, un draghista non entusiasta. Però me lo spiega. Pubblicità e torniamo subito con Berziani. Mondo italiano! Mondo italiano! Allora. Pierluigi Bersani, volevo parlare di Draghi, perché ti ho detto che secondo me lei è un draghista critico, diciamo, insomma. Che cosa pensa? Ha blindato questo governo? Ha mandato Draghi al Quirinale? Cioè, come la vede? Ma intanto il modo d'essere per me amico sul serio è mettere sempre in guardia dal rapporto fra servo encomio e codardo oltraggio. Non bisogna mai esagerare. Non bisogna chiedere a Draghi l'impossibile, perché alle cose impossibili nessuno è tenuto, neanche Draghi. Per esempio, questo evidentemente è un governo che fa benissimo
sui temi, chiamiamoli, di questa lunga emergenza, sia sul piano della sanità, sia sul piano della rianimazione dell'economia. Da lì a chiedergli, con una compagine così, di fare le riforme che davvero ci vorrebbero, la riforma fiscale, la riforma del lavoro, la legge sulla concorrenza, eccetera, eccetera. In una situazione così... Non ci sono le condizioni. Cioè, cerchiamo di... Ecco, bisogna che le varie aree si predispongano a fare proposte e a costruire soluzioni sulle cose che il governo Draghi non riuscirà a fare. Parliamoci chiaro. Di là chiaro. Se il governo dei migliori o meno, c'è una maggioranza. Insomma, c'è una maggioranza, ma come fa? Uno sul fisco io dico progressività, quello là dice flat tax... E quindi sarà difficile. Quindi in realtà non vale la pena che duri tanto, però, se non può affrontare i grandi nodi. No, ma ho detto prima che chiamiamo l'emergenza, ma è un complesso di politiche questa emergenza qui, che non sarà brevissima. Poi insomma, io sono questo ammucchiare il tema Presidenza della Repubblica, governo e così via, no? Mescolare il burro con la ferrovia, cioè cose che non c'entrano un tubo di niente. Io credo che adesso, invece di fare il totto nomi, che manca ancora un mese e mezzo, io se posso dare un suggerimento è, ma i partiti si parlino sul metodo, sul metodo. Allora, primo cosa di metodo, c'è sempre tempo per piombare sull'eccezionale. Meglio partire dal normale, dal costituzionale. L'eccezionale sarebbe Mattarella che rimane. Allora, eccezionali sono due, cioè i governi finiscono quando non c'è più una maggioranza parlamentare. C'è la maggioranza parlamentare, sì, si va avanti. Secondo, il Presidente della Repubblica dura 7 anni. Bisogna trovare un Presidente della Repubblica. E suggerirei come metodo di prestare orecchio all'Italia, che vuole una scelta autorevole e generosa, non vuole una roba da pollaio, perché può venirne un colpo alla fiducia degli italiani. Vuole anche sulle situazioni, donna sulla politica. Vuole una donna. Io a quel punto, se si vedono, bisogna trovarne uno, ce lo dice la Costituzione, ce lo dice la situazione, ce lo dicono i numeri, che sono un pareggio. Ok? Boh. Allora bisogna trovare un candidato comune. Senta. A quel punto lì, questi famosi partiti che si parlano, devono decidere lo schema di gioco. Cioè noi fin qui, nella storia della Repubblica Italiana, abbiamo sempre avuto l'idea che una persona di parte, chiamata dalla Costituzione, può essere una persona sopra le parti. Mattarella per esempio. Vogliamo ragionare così o per non saperne leggere né scrivere, diciamo così, andiamo su figure, sa, figure un po' di destra, un po' di sinistra, figure né di destra né di sinistra, cioè ho un Giano bifronte o un politicamente assessuato, abbassando lo standing. Cioè, dobbiamo del avere paura, perché poi ragazzi, dice lei... Perché il Paese si aspetta una scelta seria. Oh. C'è sempre tempo per arrivare, se uno fallisce su questa ipotesi che sto dicendo, ne troverà delle altre. Politicamente assessuato non è male, chi potrebbe essere uno politicamente assessuato? E che ne so, io non sono esperto, io vado più su cose più cose. Bersani. Sì. Senta Bersani, ho due domande però su questo. La prima riguarda Enrico Letta, che ha detto una cosa molto interessante l'altro giorno alla festa del Foglio. Ha detto, se questo Presidente della Repubblica fosse eletto da una maggioranza meno larga quella che sostiene il governo, in qualche modo questa vorrebbe saltare l'attuale governo, quindi sarebbe anche una prova per il governo questa elezione al Colle. E a me pare che in fondo l'unico che potrebbe avere una maggioranza veramente molto larga sarebbe Draghi, cioè Salvini lo voterebbe Draghi o no? Ma Salvini, l'hanno detto chiaro, insomma, questi lo votano per andare a votare, punto e basta. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, qui stiamo mescolando il burro con la festa, mettendo assieme le cose che non stanno assieme. E sarebbe un problema andare a votare. Allora prima, io mi chiedo e dico, siccome ho l'esperienza drammatica del 2003, il 101, come dimenticarli? Sì, ma non c'era solo il 101, c'era l'ingorgo, c'era il fatto che per la prima volta nella storia della Repubblica tu avevi la nomina del capo dello Stato in pieno semestre bianco, avevi l'elezione, il governo da fare in pieno semestre bianco. Allora io chiedo, ma vogliamo cacciarci in un altro ingorgo?
Cioè, ragazzi, ecco, io spero sempre, e si parte da lì, poi se non si è capaci. E tra l'altro, ecco, che ci sia un ragionamento certo, largo. Ma lei, a proposito del 101, ma lei lo sente? Questo Parlamento è molto ingovernabile, persino il PD non è tutto governabile, del Ricoletta, i gruppi parlamentari, intendo. Ma allora ci fu un picco, diciamo, di manovra politica, di, ok, ma una fisiologia, diciamo, di quelli che si chiamano franchi tiratori, diciamo, di disaffezione dalla candidatura di questo o di quell'altro, è una fisiologia. Qualcuno ha ricordato che perfino Ciampi, che era Ciampi, perse 100-120 voti, per ragioni che non sono tutte ignobili. Attenzione, perché c'è anche della gente che ritiene quella scelta una scelta solenne, e per esempio che ha dei problemi, perché sono cose che si ricordano, sono cose, non sono certo, cose banali, anche per un parlamentare, per una cosa. Allora io vorrei che si recuperasse la solennità di questo passaggio, che ci fosse un colpo di reni nel sistema politico, che si parlassero, che decidessero un criterio e che si andasse a fare una di cosa di solennità. Ma sai, io sono rimasta un po' colpita l'altro giorno, lei sere fa, se non mi ricordo, a 8:30, quando si è fatto il nome di Berlusconi, lei ha detto: è un papabile per il Quirinale, lo considera papabile? Qui sono tutti papabili. Io dico, mi sembra un po' in salita, voglio dire, ma ripeto, non è questione adesso di fare. Ah, hanno messo il Giaguaro perché pensavano l'avesse smacchiato, no, quello insomma, finisce a Quirinale, altro che smacchiato, Bersani. Ma insomma, io dico che in quel passaggio là le macchie sono andate via, molte macchie, non se ne, non è più riuscito a mettersene. Non tutte. E anche, non tutte, anche stavolta mi sembra che. Però ci penserà lui, perché credo che i conti li sappia fare, ecco, questo. Cioè, l'ha papabile dimostrato, ma non probabile, mi sta dicendo. Sì. Papabile ma non probabile. Ok. Senta, invece parliamo un secondo a questo punto del suo PD, no? Perché lei, allora, una cosa che l'ho detto prima in pubblicità, onestamente io conosco lei, Letta, da molti anni, so che avete un legame personale molto forte, avete fatto tante cose importanti insieme. Cioè, francamente, lei perché sostare il PD di Letta? Sai che io non faccio fatica a capirlo come è rientrato nel suo PD, perché ormai quello lì è molto più il suo PD, naturalmente, che non quello di Renzi. Ma sì, ma non è che possiamo fare il gioco dei quattro cantoni. Io ci sono, si sa che ci sono, vado in giro, do una mano, quelli di Articolo 1 danno una mano sempre. Ma vedi, io ho Letta, l'ho conosciuto, siamo diventati veramente amici. Lui era nella Margherita, io ero nell'IDS. E prendemmo d'anticipo tutti quel famoso giro sui distretti, con l'intenzione di raffigurare che si poteva fare una cosa nuova. Ecco, io vorrei che fosse questo l'incontro, la percezione che ci vuole una cosa un po' nuova, perché c'è un 40% di gente che non va a votare. La prossima volta vince chi riesce a mettere dentro una cosa nuova, perché l'esigenza di novità, che non è stata interpretata al meglio, possiamo dire così, da un lato dei 5 Stelle e dall'altro della Lega, è ancora lì, sotto la pelle del paese, è ancora lì. Io dico, non presentiamoci tutti come eravamo, facciamo una chiamata larga, mettiamo assieme forze che si sono viste anche le amministrative. Perché lei con 5 Stelle si è abbastanza rotto la testa a furia di cercare di fare le cose. Però è faticoso, è un partito che è abbastanza nebuloso ancora oggi. Cioè, lei ci crede davvero che può diventare qualcosa di unico, di comune, insomma? No, ma io rispondo così, ma c'è un'altra ipotesi? Cioè, vorrei capire. Io ci ho provato dall'inizio perché non c'è altra ipotesi. Ma c'è il centro di Renzi e Calenda. Ma non esiste nel mondo il centro, io non so più come dirlo. Nel mondo, sui grandi temi che sono il clima, la pandemia, le nuove novità, eccetera, si stanno formando dei campi plurali, ma due campi. Devo parlare con Mastella, che plurali, mi ricordo tre volte a dire. Allora, il centro può servire per delle manovrine tattiche di tipo parlamentare, per il narcisismo di qualcuno, per di chi? Un po', tutti e due? Cioè, abbiamo, si giri un po', si giri un po'. Tutti e due o solo uno il narciso? Ma io dei due ho un preferito, che non. Ma non mi dica, butterebbe dalla torre Renzi, figuratevi un po'. Ma no,
Ma perché è così? Insomma, Calenda è un personaggio... Sta simpatico? Insomma, sì, non è, ma perché è antipatico Calenda? No, è talmente spontaneo, immediato, eccetera, non è certo antipatico. Però mi sembra che si metta in testa dei film che, con tutta l'amicizia, io non credo che esistano. Cioè, mettere assieme i responsabili e contro i populisti. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, i responsabili, chi dice che sono i responsabili? Sono le élite, sono quelli che sanno tutto, sono quelli che sono intelligenti, fin dove arriviamo? E gli altri cosa sono, tutti ai coglioni? Cioè, cerchiamo di... No, non funziona così. Esiste una destra e una sinistra, ciascuna delle due, stavolta, più plurali di tempi fa, d'accordo su qualche discriminante fondamentale fra loro, però molto variegati. Bisogna fare lo sforzo di assieme. Mettersi, senta, in mezzo, poi lo dice lui stesso, Calenda. Le devo far sentire un attimo. Adesso, però, Calenda, perché le piacerà anche. A proposito di Calenda che si arrabbia e che, come ha detto, è spontaneo, molto spontaneo, guardate. Del centro, anzi, non me ne frega nulla. Non faccio politica in questo modo. È uno che dice non sto con i 5 Stelle, si è alleato alle ultime amministrative in 22 comuni con i 5 Stelle. Dice A e fa B, non me ne importa niente. Renzi faccia quello che gli pare, non esiste questa cosa dello spazio. È tutta una topografia in cui tu, una visione vecchissima della politica in cui dici c'è il centro, c'è poi la sinistra che però si allea con la destra, poi i 5 Stelle erano a destra e poi a sinistra. A me questa cosa mi fa orrore. Orrore? Allora, non si lasciano mai mettere insieme questi due? Ma no, perché l'ho detto prima, insomma, il centro diventa un luogo, che io adesso ho detto narcisismi, chiamiamolo, di protagonismi, di utilità marginali, no? Io sono convinto che a Renzi, Presidente della Repubblica, ne va bene lei, Merlino, va bene tanti qui nello studio, purché sia determinante lui. Cioè, siamo a questo, no? Però, ragazzi, io credo che non stiamo parlando del futuro di sto paese qui. Non stiamo parlando di questo. Qui c'è bisogno di una destra che metta tutti e due i piedi in un europeismo serio, in termini di valori innanzitutto, che metta tutti e due i piedi nel 25 aprile, e di una sinistra, di un campo progressista, che si dia una migliore organizzazione, elemento di novità, un nuovo programma fondamentale. Scusi, ma Salvini e Meloni sono capaci di mettere i due piedi in Europa nel 25 aprile? Non, io mi auguro che siano capaci, perché se no comunque penso che pagano un prezzo, se no. Ma paga un prezzo anche il Paese, perché sai, adesso noi, ancora adesso non siamo allo scioglimento, spero che Draghi ci pensi a questo, delle formazioni neofasciste, basta, no? Basta, che usano la violenza, che assalto, cioè basta, no? Allora, voglio sentire anche da questa destra un basta. Senta. E io arrivo a dire, ragazzi, ma noi, io ho fatto una storia in un grande partito della sinistra, ma ragazzi, ci ha fatti i conti con quella roba lì? Ci ha fatti i conti con serietà, con coraggio, e ci vuole... E si mettono, adesso io aspetto il 25 aprile, Giorgia voglio vedere se si decidono. Giorgia Meloni non ha ancora fatto i conti, secondo lei? No, la voglio aspettare al 25 aprile. Per me, se va al 25 aprile, e cioè riconosce che gli può piacere o no, ma il nostro Stato, la nostra Costituzione è antifascista, punto. Questo mi sembra un appello importante, piace, di Bersani. Giorgia Meloni venga a festeggiare insieme a tutti gli altri il 25 aprile. Senta, Bersani, a proposito di Renzi, che ce l'ho qua davanti, mi devi dire una cosa. Sei molto arrabbiato lei per quella frase che lui ha detto sui finanziamenti della sua vecchia campagna elettorale. Ho visto che ha fatto un post, lei di solito è difficile che risponde punto no, punto. No, infatti non rispondo, ma poi sa quale cosa... Le cose girano e quindi... Me lo mettete il post di Bersani, bisogna... perché appunto c'era stata una battuta di Renzi dicendo sì, Bersani no, viene a parlare ma dei finanziamenti è lui, miei, alla ricerca ha preso finanziamenti dai Riva. Alla ricerca di correità ha mescolato tutte le cose. Qui siamo nel 2006, quando ancora arriva un normalissimo imprenditore, insieme a tanti altri imprenditori. Ma mica solo imprenditori, sono state collette fra gli operai a Genova, per esempio, hanno sostenuto Bersani, anche per me abbastanza inopinatamente, perché mi avevano visto fare il ministro dei 5 anni, le riforme che avevano fatto, eccetera, e ritenevano che dovessi farlo ancora, tant'è vero che poi l'ho fatto ancora. Ma
Io ho sempre lavorato così, può chiederlo a tutti gli imprenditori, gli industriali, cioè, amico di tutti e parente di nessuno. Nell'esercizio delle mie funzioni a me non ha mai pagato un caffè a nessuno, mai, sia chiaro. E quindi non voglio partecipare a queste volgarità qui. Sì, ho reagito una volta, ma adesso ci è rimasto male, diciamo, con la sua rettitudine. Bersani non vuole avere nemmeno tutto, ma quello no. Allora Bersani, scusa, a proposito di economia, abbiamo, insomma, il paese riparte, però appunto la OCSE dice che la crescita mondiale può essere fermata anche da Omicron, e poi c'è questo tema delle materie prime, delle bollette. Ieri Giorgetti ha fatto una dichiarazione che mi ha francamente molto colpito, forse l'avrà vista. Vediamola un momento con Bersani. Lo sforzo che dobbiamo fare è come trovare, come in qualche modo cercare di sterilizzare nel modo più equo possibile questo tipo di impatto sulle nostre famiglie, al netto, lo ribadisco, dell'esigenza che a livello europeo si definisca un piano per evitare cose anche peggiori, e cioè la possibilità di andare in blackout, cosa in questo momento non da escludere rispetto all'attuale assetto dell'approvvigionamento energetico. Allora, blackout è una cosa non da escludere, dice Giorgetti. Abbiamo provato a fare un piccolo blackout in studio, perché ogni tanto ci dimentichiamo di tutte le cose che abbiamo a disposizione e di quanto sarebbe terribile non averle più. Quindi è una specie di esperimento. Guardate i miei video, tutto nero. Beh, è una frase molto forte dire una cosa del genere, no, Bersani? Sì, forse anche un po' troppo forte, nel senso che c'è un'ovvietà in questo. Cioè, il mondo è interdipendente. Noi prendiamo il gas della Russia. E gli amici americani non ci facessero litigare oltre il segno con la Russia, né? Perché la geografia vince sulla storia e noi siamo attaccati al continente russo. Quindi noi dobbiamo trovare un modo. Non sto dicendo mi va bene, no, dobbiamo trovare un modo. Perché la geografia vince sulla storia, se no anche l'Italia sarebbe ancora un'espressione geografica, come diceva Metternich, no? Ma la geografia alla lunga ci ha fatto mettere assieme come Stato. E qui c'è una roba che si chiama rapporto fra il continente europeo e il continente russo. Il gas lo prendiamo da lì. Io non escludo che là chi ci dà il gas, mica solo i russi, anche in giro, vogliono anche dare un segnale in questo momento che ma siete così sicuri che volete andare via dal gas? È lunga la cosa, vi rendete conto cosa vuol dire? Quindi qualche segnale geopolitico. Bersani, anche un attimo. Una domanda sincera. Sì. No, sì. Perché io sento parlare sempre di grandi cose, PNRR, ma non è che ci stiamo un po' scordando i problemi delle famiglie? Io ricevo lettere di gente, certo, che, cioè, io parlo con due ristoratori, ma mi ha raddoppiata la bolletta della luce. Io arrivavo lì adesso. Sai, quando c'hai la benzina che viaggia a 1,9 o adesso in alcuni casi anche verso 2 euro, allora c'è un problema oggettivo di strozzature nel rapporto tra domanda offerta mondiale, c'è forse un problema geopolitico di segnali che arrivano, eccetera, ma ci possono essere anche cose speculative. A me fa dispiacere che non ci sia più molta mente locale sul tema dei consumatori. Non esatto. C'è più, guarda, per esempio, cosa ci vorrebbe dare una controllata? Sta arrivando tre filetti, ma, però. Insomma, la benzina, ok, che aumenta dappertutto, ma aumenta nelle stesse proporzioni? Noi, Francia, Germania, eccetera? C'è qualcuno che ci sta marciando? L'elettricità, ma siamo sicuri di smontare l'acquirente unico, il sistema di maggior tutela, invece di rafforzarlo, perfezionarlo nella prospettiva? C'è sempre, nei fatti di inflazione c'è sempre dentro un elemento anche di speculazione. Allora, ho la sensazione che Bersani vuol tirare fuori di nuovo il cacciavite. Bisogna fare piccole cose che però servono, e pure parecchio. Bersani, la ringrazio. Grazie. Mi dica la data. Non faccia 3 mesi di assenza, per favore. Domani non posso, ma poi... Allora, e poi vediamo il servizio. Tutto costa assai, come diceva mia nonna. Guardate. Ma è tutto in aumento. Lo stipendio è sempre uguale, ma i prezzi aumentano.
Ebbene sì, i prezzi sono schizzati alle stelle. Con l'aumento dei costi delle materie prime e del settore energetico tutto è lievitato e a farne le spese, come sempre, sono i consumatori. Hanno dato degli aumenti! Costa tutto di più e quindi diventa sempre più difficile andare avanti. Un caro prezzo che tocca tutti i settori, dai beni primari a quelli di consumo. Di alimentare la verdura è aumentata, molto. È un po' un lievitare generale, articoli da regalo, gioielleria, vestiti, tutto. Siccome che i trasporti aumenta anche la mela. Ma non solo, il rincaro riguarda anche le bollette di luce e gas. Le bollette di gas non ne parliamo proprio. Quanto sta pagando in più? Ma penso un 40% in più, tantissimo. Così certamente non si può andare avanti. È almeno 20-30 euro in più su ogni bolletta. Un aumento che pesa soprattutto su chi conta solo su una piccola entrata mensile. Sulle persone che stanno in pensione è gravissima la situazione. Tra i settori più colpiti da questa ondata di aumenti generali c'è quello edile. Un aumento esponenziale sia per quanto riguarda i materiali per l'edilizia e per quanto riguarda i materiali ferrosi. Il ferro è raddoppiato, tutto raddoppiato. Prima 10 metri di angolari zingati li pagavo 20 euro, adesso sono 40. E così i lavoratori rischiano di trovarsi con il portafogli più leggero. Si riduce il lavoro in questo modo, perché il cliente l'ha incitato a fare i lavori, insomma, si ferma un pochettino tutto. Si arriva a fine mese così. Stentatamente, ma ci arriviamo. Allora, Bersani ha detto chiaro, insomma, dobbiamo stare un po' più attenti, parliamo di grandi temi e ci scordiamo la quotidianità, che invece impatta sulle famiglie italiane e anche su chi lavora. Ieri questa ristoratrice, caro Rosario Trefiletti, ben trovato, benvenuto, presidente Centro Consumatori Italia, mi ha detto, cioè, io pago il doppio di bolletta, per me è un dramma, non ce la faccio. Sì. Posso dire una parentesi, poi la chiudo subito, ma perché Bersani non ha ricordato che una delle proposte che noi stiamo facendo adesso nella legge che stanno discutendo in Parlamento, di quello che fece nel 2008 lui insieme a Visco, perché furono in due, lui è ministro, e cioè di riequilibrare quando aumenta il prezzo industriale dei carburanti, ed è una cosa micidiale, tragedia, riequilibrare l'automatismo che c'ha l'IVA e per cui automaticamente aumentano le entrate dello Stato, cioè si paga di più, aumentano pure le tasse, e quindi abbassarla 1.600.000.000 abbiamo calcolato, e si riequilibra con l'accisa in modo che almeno lo Stato non ci guadagna, non diventa l'ottava compagnia petrolifera. E non si fa adesso questo? E questa è la proposta, credo che non si faccia. Bersani è di una modestia, poteva dire, ma perché la domanda che ha fatto sull'energia, poteva dire, beh, io qualcosina nel 2008 ho dato, insomma. E vabbè, comunque la possono porre come portavoce di Bersani, se vuole, Trefiletti. No, beh, ma con Bersani ci ho lavorato tanti di quegli anni. Allora, scusate, presento gli altri ospiti. È arrivato Luciano Nobili, deputato d'Italia Viva. Buongiorno, ben trovato Nobili. Poi dobbiamo parlare con lei, perché ha detto Bersani che sto centro è una bufala, però poi lei mi spiegherà. Poi vedo collegato con noi Giorgio Cremaschi, come sapete, una vita nel sindacato. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. E poi vedo finalmente il nostro Tony Costalunga, che è un nostro amico ormai, ha una torneria pesante, mi porta nella torneria, perché l'altra volta era in ufficio, ho detto no Tony, voglio vedere la torneria. Siamo nella torneria, vero Tony? Certo. Quanto sei arrabbiato delle bollette, Tony? Vieni avanti. Così lo dice a Trefiletti. Sì. Prego. Quanto sei arrabbiato per l'elettricità, le bollette? Bastonato. È una roba folle, ma è il meno. Tra poco succederà il finimondo. Perché oltre ai carburanti e cose del genere, ci andrà dietro tutto quanto il resto. Aumenti, trasporti, per cui volente o nolente aumenterà tutto. E io ho già detto, è marzo, aprile, ne vedremo di belle o di brutte che Dio si voglia. Scusa, quanto consumano i macchinari che sto vedendo, Tony? Tutto tranne i salari. Prego? Quanto consumano quei macchinari che sto vedendo? Beh, questa qua, ho capito.
questa qua non granché, ma dopo ti faccio vedere qui i grandi, hanno 60 kW all'una, se ne sono 5, più c'è l'ASA che purtroppo stanno facendo una manutenzione adesso, e per cui quello non so quanto consuma. Quanto spendi di energia più o meno? 205. Mi dici quanto spendi di energia più o meno, Tony, tu? Allora, mediamente spendevo 10.000, adesso dalle notizie ultime che abbiamo avuto, che abbiamo interpellato appunto il nostro fornitore, andremo sopra i 20.000 al mese. Oh Gesù, il doppio! E naturalmente ricadranno sulle famiglie, perché per sarà cui, così. Per cui, puoi capire benissimo che naturalmente Tony Costalunga spalmerà questi costi sul prodotto finito nostro, no? Certo. E dopo a sua volta andare a ripercuotersi nella ruota vera e propria di tutti quanti, no? Vabbè, la gente purtroppo non riesce a capire queste robe qua. E dopo ho sentito un attimo parlare Bersani, mi sono cadute non so cosa. Non è possibile parlare pure Bersani. Non si rendono neanche conto. Non si rendono neanche conto della gravità della situazione. Io mi ritengo tra quelli meno peggio, io sto abbastanza bene, diremmo, però purtroppo vedrò una catastrofe vera e propria marzo-aprile. Materiale non ce n'è più, hanno iniziato addirittura dei miei colleghi, chiamiamoli così, concorrenti, mi hanno telefonato ieri, Tony, mi puoi fare? Ho detto, signori, vi siete trovati senza materiale. Io ho rischiato l'osso del collo, mi ho portato a casa tonnellate e tonnellate di roba, lo ammagazzino dopo eventualmente la faccio vedere, ne ho già ordinata altrettanta, per cui bisogna avere anche il coraggio, cioè io non mi ritengo un imprenditore chissà cosa, perché sono un umile artigiano, però se un imprenditore non ha coraggio non va da nessuna parte. Allora Tony, aspetta che torniamo, Tony ce l'ha con tutti comunque, non gli piace il governo Draghi, non gli piace manco Mattarella, pensate come stiamo. Ti assicuro, pubblicità e torniamo con i nostri ospiti. Devo anche sentire Luciano Nobili, mi sa che le toccherà difendere Bersani, perché sta pur sempre al governo con lei, e torniamo subito. Allora, Nobili, volevo che rispondesse, perché appunto sia Tony Costalunga sia prima Trefiletti dicono guardate, stai sottovalutando una tragedia immane, perché questa roba si arriva a cascata su tutti i nostri consumi e per le famiglie italiane sarà un disastro. È un problema molto serio che il governo non sta sottovalutando, è un cane che si morde la coda, perché... noi parliamo di due questioni. Da un lato c'è l'aumento dell'inflazione 3,8% a novembre, e dall'altro c'è l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Ma i due fenomeni sono collegati, perché è l'aumento dei costi dell'energia che sta producendo in buona parte questo aumento dell'inflazione, che poi, come diceva Luigi Einaudi, è la più ingiusta, più iniqua delle tasse, perché ricade sulle famiglie, ricade sui lavoratori. C'è uno stanziamento già previsto dal governo, al quale se ne affianca uno nuovo in legge di bilancio, 900 milioni, un miliardo ulteriore. Alla fine l'intervento del governo esattamente sul caro bollette sarà stato pari quasi a 4 miliardi, ed è importante perché in qualche modo calmiera. Scusi Nobili, la proposta che ha fatto Trefiletti, che mi sembrava molto logica e sensata, si può fare? Ma io non so se quel meccanismo introdotto allora è ancora in vigore o meno. No, non è in parte l'intervento. In parte l'intervento del governo si è concentrato su una cosa simile, nel senso che la prima parte dell'intervento del governo sul caro bollette è stato esattamente sulla riduzione di alcuni degli oneri previsti in bolletta. Adesso invece c'è un'aggiunta di liquidità. Comunque è assolutamente una strada percorribile, la approfondiamo con grande piacere, la proposta di Trefiletti. Però non c'è disattenzione, c'è una grande attenzione, dopodiché l'epifenomeno è l'aumento dell'energia e bisogna calmierarlo il più possibile per non farlo ricadere sulle famiglie, anche perché noi stiamo facendo un intervento di riduzione delle tasse. Se l'intervento di riduzione delle tasse viene totalmente mangiato, diventa a somma zero. Nobili, può rispondere Trefiletti. Però poi dico solo una cosa e mi taccio, e poi ascolto Trefiletti.
va bene intervenire sul problema emergenziale, c'è un problema della nostra energia, di come ci approvvigioniamo, come approvvigioniamo l'energia in Italia, ed è un problema serio. Noi dobbiamo diventare più indipendenti, quindi ogni volta che poi però nelle vostre trasmissioni ascoltate Inotap, Inotriv, Inogas, Inobiogas, e poi però se noi non diventiamo autonomi, chiaro, o maggiormente autonomi, l'effetto è questo. Questo problema lo fronteggiamo oggi, sì, in bolletta, ma ce lo ritroviamo domani, però, e dopodomani. Non è il caso di riaprire discussioni politiche che i vari referendum hanno risposto, perché adesso si tratta di come difendere le famiglie. E allora io le ricordo, caro Nobili, che quanto è stato messo in campo dal governo è niente se noi andiamo a vedere quanto invece ha incassato il governo attraverso l'erario per l'aumento appunto della tassazione dell'IVA. Allora, questa proposta che adesso le ha ricordato Mirta Merlino, la fate sì o no, che è quello di riequilibrare, altrimenti diventate il governo, diventa, lo Stato diventa l'ottava compagnia petrolifera, ci guadagna pure lei, ci guadagna, perdono tutti tranne lo Stato che ci guadagna per maggiori entrate. E la seconda cosa, ma date per esempio un segnale molto, molto bello ed importante su questo versante, pane e pasta. Ci sono anche lì contrici micidiali. Impressionanti. Se insieme al vino si va a 200 euro di spese in più, ma il pane e la pasta la comprano soprattutto le famiglie meno abbienti. E allora, per esempio, in maniera congiunturale, per 3, 4 mesi, 5, fin quando non si rientra nella normalità, si tolga l'IVA. Santa pazienza, si dia un segnale. Da pane e pasta niente pane IVA. Pane e pasta niente IVA. Si diano questi segnali alle famiglie. Allora, vuol dire una cosa, oltre Cremaschi. Cose importanti sul Cremaschi, lavoro, prego, sto arrivando, perché Cremaschi si sta sbracciando. No, niente, intanto buongiorno e poi in particolare saluto Tre Filetti con cui ci conosciamo. Ciao Giorgio, buongiorno Giorgio. Niente, no, volevo dire che c'è una cosa che non aumenta però, i salari. I salari, secondo i dati Istat, nel 2020, 2021, 2022, 2023 caleranno, cioè in rapporto all'inflazione, in alcuni casi anche in termini nominali, le retribuzioni caleranno. Quindi noi siamo adesso di lo diciamo a Costa Lunga, che c'è almeno un costo che rimane uguale, il salario, anzi va giù. Esatto, vai. Anzi tendenzialmente cala, quindi... Questo mi pare il problema dei problemi sul piano sociale. Dopodiché voglio aggiungere che quello che sta avvenendo, e io sono d'accordo di prendere, dico subito, misure di emergenza che sono di contenimento delle tariffe, che sono di blocco delle tariffe, nel passato si facevano, di ricostruire ad esempio le tariffe sociali che verranno calate. La privatizzazione dell'energia elettrica è un gigantesco costo. Tutti noi riceviamo tutte le mattine le telefonate dei poveri ragazzi dei call center che ci dicono vuole passare di qua, vuole passare di là. Ecco, tutte queste operazioni poi devono essere pagate, sono profitti in più, quindi bisogna ricostruire un sistema tariffario. Voglio sentire un secondo Costa Lunga. A una condizione sociale. Infine, un'ultima cosa però voglio dire, rispetto anche all'imprenditore che non conosco, ma che giustamente dice che siamo di fronte a una situazione drammatica, e ha ragione, perché la verità è che noi siamo, forse qualcuno lo ricorda, quelli che hanno la mia età lo ricordano, a un cambiamento epocale dei mercati come nel 1973, quando ci fu il boom del petrolio, se qualcuno se lo ricorda, e cambiò tutto il costo delle materie prime. Noi siamo la pandemia... Purtroppo, per fortuna, per alcuni per fortuna, per altri, ha completamente cambiato la struttura dei mercati. Quindi le materie prime costeranno enormemente. Quindi bisogna che lo Stato Toni non è convintissimo, ricostruendo una struttura e aiutando il sistema Cremaschi industriale. Un attimo, Toni non è convintissimo, però scusa, dove cambia Rosario? Devo dire una cosa tra i filetti importante, perché quella roba sui muti voglio che tu la dica, perché è un'altra cosa su cui dobbiamo accendere i fari. Ma certo, noi abbiamo parlato perché abbiamo l'osservatorio, ma se il tasso di inflazione va al 3,8 come avevamo previsto, santa pazienza, ed ecco perché siamo indignati, questo significa che avrà anche una caduta
sui mutui delle famiglie, perché i mutui si adeguano poi ai tassi di inflazione. Poi, per carità, se poi si dovessero ricadere anche sul costo del denaro per gli investimenti, allora faccia altre tre trasmissioni sugli investimenti e per il lavoro, allora, che deve essere dato ai giovani. Allora, questo naturalmente è un faro che noi non spegniamo, rimanete tutti con me. Sta arrivando anche Carlo Cottarelli, fra pochissimo torniamo, perché appunto queste sono le cose che purtroppo, al di là di tutti i grandi discorsi, impattano sulla nostra vita di tutti i giorni, fra pochissimo. Mambo Italiano. Mambo Italiano. Allora, eccoci qua, ci ha raggiunti Carlo Cottarelli, lo conoscete tutti, è il presidente dell'Osservatorio dei Conti Pubblici, ma insomma conosce bene anche quelli privati. Parlavamo di tutto il problema delle famiglie, adesso noi Cottarelli. Oggi non ha portato il trolley, quindi credo che sia in area di stabilità. Per un po', stabilità per un po', ecco. Ah, ecco, c'era sempre pronto il troll di Cottarelli, non preoccupatevi. Allora, Cottarelli, partiamo da una cosa che mi ha colpito molto, l'ho fatta vedere a Bersani prima, quella frase così forte di Giancarlo Giorgetti sul rischio di un blackout complessivo, elettrico. Lo vede lei questo rischio? In termini di capacità produttiva di energia? Blackout energetico, cioè non ce la facciamo più. Insomma, c'è un fatto che in realtà è positivo, questo è un problema che deriva da un fatto positivo, che c'è una ripresa molto forte in corso, più forte di quello che ci si aspettava. Questo sta mettendo pressione sulla capacità produttiva anche a livello internazionale, sul prezzo delle materie prime. Ora, che si arrivi a un blackout mi sembra strano, però insomma, forse Giorgetti ha qualche informazione che io non ho, ecco. Senta, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che questa inflazione non è transitoria. Ha ragione, questo sarebbe proprio un cambio, come diceva prima il nostro Cremaschi, un cambio di paradigma vero e proprio. Beh, è un segnale che probabilmente la Fed intende uscire dalle politiche molto espansive che ha seguito negli ultimi anni prima di quanto si poteva prevedere fino a poco tempo fa. La sostanza è che fino adesso si è sempre detto che l'inflazione può essere transitoria. Perché? Perché si sta trasferendo dall'anno scorso a quest'anno della domanda. Faccio un esempio: la gente non è andata in vacanza l'anno scorso, ha risparmiato, quest'anno si fa le vacanze più lunghe, però non si possono spostare le camere vuote degli alberghi dall'anno scorso a quest'anno, questo mette pressione sulla domanda. Lo stesso ragionamento per il prezzo dei container: l'anno scorso poco commercio internazionale, si stanno ricostituendo le scorte. Allora, se questa è la causa principale dell'inflazione, questo potrebbe essere un fattore temporaneo, perché si esaurisce questa domanda che era inespressa l'anno scorso. L'altra interpretazione però è che questa inflazione è anche effetto di politiche che sono state molto espansive, deficit pubblici negli Stati Uniti del 10%, cioè, finanziati troppi soldi nel sistema? Sì, troppi soldi nel sistema. Le banche centrali, i governi hanno messo tanti soldi nel sistema per dare una spinta molto forte e forse l'hanno data troppo forte. A questo punto, se questa è la soluzione, il problema, come sembra sia suggerito da Powell, è allora l'unica soluzione che le banche centrali comincino a fare politiche un po' meno espansive. Per questo si parla di questo tapering che sarebbe anticipato. Tapering vuol dire ridurre la moneta che si stampa. Ho spiegato benissimo, ho capito un sacco di cose, ma l'altro Filetti prima diceva c'è anche un rischio aumento per i mutui. Lei lo vede questo rischio? Certo che c'è un aumento, un rischio. Se aumenta, se la politica monetaria diventa più restrittiva, da tassi di interesse quasi zero si comincerà ad andare a tassi di interesse più elevati. Chi ha preso prestito a tassi fissi non ha un problema, chi ha preso prestito a tassi variabili vedrà i tassi di interesse aumentare. Notizia importante: le dosi di vaccino Pfizer per i bambini saranno pronti dal 13 dicembre. Abbiamo una data, quindi insomma questo cambierà anche diciamo le decisioni e il dibattito. Nel frattempo, Tony Costalone, devo presentare un imprenditore. Ho conosciuto questo signore che ha una torneria e adesso mi ha portato dentro. Guarda che bello vedere la torneria dal di dentro. E l'altra volta che venne siamo diventati famosi. Ma lei l'ha capito, Tony? Siamo diventati famosi insieme, io e lei. Striscia la Notizia ci ha massacrati perché dice che lei faceva dei rumori strani. No, ce l'ho a morte. Con chi? Ce l'ho a morte. Ho detto con Giovanni. Lo so. Con Striscia? Ho insinuato certe cose. Con Striscia? Sì, esatto. Sì, esatto.
Cioè, per l'audience non si vanno a sputtanare le persone. Va bene che non si è riferito a nessuno dei tre. Però, siccome eravamo io e Giovanni, e Giovanni mi ha detto, Tony, guarda... Giovanni, che è altri predatori. Allora, io voglio dire una cosa, di però, voce. Tony. Io non sono stata. Di me? Io non sono stata. Neanche me, neanche a me, perché te posso dire... Anche se sono sordo avrei sentito la puzza. Ma, scusa, facciamo una, lo fate vedere un attimo il filmato, da casa non capisco, perché ci hanno veramente massacrati. Facciamolo vedere il filmato. Comunque... Aspetta un attimo. Comunque è una scandalo. Comunque, sentivo... Due pezzi, no? Di paese, due imprenditori che però si capiscono, perché lavorano tutti e due, diciamo, sul pezzo, mi verrebbe da dire. Pietro? Ma io, se i soldi andassero a questi due imprenditori, sarei molto tranquillo. E condivido, c'è la furia. Sul pezzo, mi verrebbe da dire. Pietro? Hai capito? Cioè, quel rumore è stato preso di mira la striscia, ci hanno mandato proprio al loop. Mi hanno telefonato degli amici, mi ha detto, ti abbiamo visto, non c'ero. Mi è venuto da ammazzare qualcuno, perché il carattere mio è fumantino. Vabbè, non la pigliamo troppo sul serio, Tony, ma alla fine che ci importa, lasciami dire una cosa. Allora, ha iniziato ieri un nostro concorrente, chiamiamolo così, a domandarmi se abbiamo materiale per fargli del coro. Il materiale sta scarseggiando, non ce n'è più. Noi altri, per fortuna, ci siamo premuniti prima. Io ho avuto un coraggio di ferro, perché sono pazzo. Io mi sono premunito, ho comperato del materiale e ne ho già ordinato dell'altro. Per cui, fino a giugno dell'anno prossimo io sono coperto. Ma ho rischiato anche l'osso del collo. Però io parlo di un'altra cosa. Il PIL, perché io non sono economista, ma mi chiedo solamente una cosa. Il PIL da chi è dato? Da quelli che producono o da soprattutto quelli che consumano dopo? Le persone che adesso sentivo, Cottarelli, che diceva eventualmente allungheranno le ferie, non avremo neanche i soldi di andare in ferie. Ce li hanno. Allora, Cottarelli, rispondiamo. Bisogna toccare, perché bisogna toccare sempre con mano le problematiche. Io non sono né uno sbruffone né niente, però cerco di ragionare, mi documento e mi rendo conto che non c'è via d'uscita. Non c'è via d'uscita, è il classico cane che si morde la coda. Allora, sentiamo Cottarelli. Guardi che Cottarelli è un uomo molto pratico, non pensi che guarda solo i numeri da lontano. No, io dico, io dico soltanto quello che è già successo. Cioè, la gente l'anno scorso ha risparmiato soldi, i depositi bancari sono aumentati e adesso li sta spendendo. Quindi, se va avanti a spendere così, ovviamente finiscono, ma intanto è quello che sta succedendo. Ho capito, ma penso che la gente sia anche terrorizzata di quello che si sta avvicinando. Perché sì, con gli aumenti che ci sono, una botta santissima. Sì, ma infatti... La gente non andrà più a spendere. No, ma in effetti, allora... se va avanti così l'inflazione, ovviamente questo crea dei problemi. E dico soltanto, l'inflazione è stata causata a questi livelli. Ci diceva lui prima, no? Ci diceva, io adesso pago molto di più l'energia e tutto il resto. Secondo lei questi costi dove li spalmo? Sui miei prodotti, mi diceva prima Tony. E quindi poi i consumatori finali hanno dei problemi più cari. E questo è il fenomeno dell'inflazione. Si passa dall'aumento dei prezzi delle materie prime e poi si vede adesso sui prezzi ai consumi. Si stanno riversando sui prezzi al consumo. Però quello diceva adesso Tony, mi fa impressione. Diceva, la gente pensa che arriva qualcosa che, come ha detto, è un cane che si morde la coda. Non c'è verso di fermarlo. C'è verso di fermarlo o no, Cottarelli? Cioè, da che mondo è quando c'è la domanda è più forte dell'offerta, quello che le banche centrali fanno è quello di aumentare i tassi di interesse e smettere di mettere potere d'acquisto nell'economia. Cioè, noi ci siamo abituati, nel 2019 il deficit pubblico era di 26 miliardi erano stati messi nell'economia. L'anno scorso... Ma cos'è? Non lo so, si vede che c'è qualcuno che... Adesso è Cremaschi con un cartello. Adesso finiamo con tre, allora, e poi Cremaschi mi spiega il cartello. Il deficit era 26 miliardi nel 2019. L'anno scorso si è saliti a 160 miliardi, quest'anno 170 miliardi, il prossimo anno si rimane un po' giù, ma si rimane sui 110 miliardi. E questo è potere d'acquisto che viene immesso nell'economia. La crescita c'è, stiamo crescendo al 6,5%, cioè non è il 1973 quando c'era stato lo shock petrolifero, lì si era smesso di produrre e allora andavano sui prezzi e al tempo stesso c'era la recessione.
qui stiamo crescendo ancora. Inevitabilmente, Cottarelli, se la domanda aumenta troppo, si va a mettere pressione sui prezzi. Allora, Tony al volo, però, deve parlare Cremaschi e Nobili. Mi fa intervenire. Tony, al volo. Tony. Allora, dico solamente una cosa. Il PIL è cresciuto a dismisura, dicono. Ma perché? Perché le materie prime sono cresciute a dismisura. Sono raddoppiate. Io se producevo qualcosa a 100 lire e avevo 75-80 di materia prima, adesso ne ho 100-150 di materia prima. E ho sempre i 25 di lavorazione sopra. Certo, e questo... Non ho raddoppiato la lavorazione. Ma il prezzo delle materie prime è andato su a livello mondiale perché nella domanda, nel mondo c'è tanta domanda di questi prodotti. La ripresa è stata molto forte. È chiaro che questo qui adesso causerà un rallentamento. Allora. Poi c'è il fatto che la gente cerca di... Le ha detto, adesso ho scorte per i prossimi 6 mesi, mi sembra aver capito. Appunto, tutti fanno così, aumentano le proprie scorte e anche questo mette pressione sui prezzi. Allora, è come una molla praticamente l'economia. Allora, l'altro giorno... Aspetti un attimo, adesso Tony, aspetta un secondo, deve parlare Cremaschi e Nobili. Cremaschi, prego. Io, scusi, mi sono permesso di fare questo piccolo cartello, sì. No, lo faccio vedere adesso. Visto, 3 e 6 milioni. 6 milioni. Allora, 3 sono i 3 più ricchi d'Italia, i quali hanno la stessa ricchezza dei 6 milioni più poveri che ci sono in Italia, hanno la stessa ricchezza. Allora, quando sento parlare di gente, io mi incavolo perché voglio sapere chi è la gente. Chi è che risparmia? Vabbè, quelli che vanno in vacanza ci stanno, Cremaschi. Se non parliamo in termini di disuguaglianza sociale, sì, ma non possiamo... e di problemi sociali, non parliamo di nulla rispetto alla crisi economica. Ma ne ho parlato anch'io tanto di ingiustizia sociale, eccetera, ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Ho capito, però stiamo parlando di inflazione. No, ci andiamo su a mille. L'inflazione è uguale per tutti? L'inflazione è uguale per tutti, che di Cremaschi aumenta, c'è una redistribuzione ulteriore della ricchezza verso l'alto. L'inflazione, appunto, lei mi dice, facciamo rispondere Cottarelli, Cremaschi, mi scusi, Cremaschi. Sarà inevitabile l'aumento dei tassi di interesse, che vuol dire, come lei sa, nuove forme di politiche di rigore da parte degli stati, dei bilanci pubblici, nuovi tagli sulla spesa pubblica. Un attimo! Allora, ci sono persone che non hanno mai festeggiato e agli altri gli si dice la festa è finita, ma scherziamo. Allora, per frenare la domanda mettiamo... bisogna cambiare, Allora, prima di tutto, io sono decenni che dico che l'inflazione è una tassa sui poveri, quindi non lo venga a dire a me perché sono d'accordissimo. Chi ha un reddito fisso, magari basso, viene il proprio salario eroso dall'inflazione. Lei dice, andiamo allora a fare qualcosa, ma qualcosa va fatto. Vogliamo tassare i ricchi perché consumi di meno, tassiamo i ricchi, ma qualcosa va fatto. Aumentiamo i salari dei poveri, non c'è dubbio. Un attimo. C'è troppa domanda nel sistema al momento, che poi sarà la classe media, i ricchi, eccetera, ma lì bisogna vedere. Ma in una situazione in cui i prezzi vanno su, c'è domanda che è in eccesso rispetto alla capacità di offerta. Le banche centrali, i governi hanno messo troppo potere d'acquisto nell'economia. Io spero ancora che l'altra interpretazione sia valida, che Powell è in America, in Europa forse vale ancora una situazione in cui può essere ancora transitoria. Lui parlava degli Stati Uniti. Io ho ancora la speranza che ci sia un rallentamento dell'inflazione senza dover fare aumentare i tassi di interesse, ma lo si vedrà nei prossimi mesi. Certo, anche in Italia il salto dei prezzi che c'è stato in novembre è stato piuttosto alto. 0,7 in un mese è tanto. Non c'è dubbio. Negli Stati Uniti i salari sono aumentati del 15% in un anno. Allora, Nobili, voglio sentire un attimo. C'è un governo in carica guidato da un signore che conosce molto bene l'economia. Immagino che questo grande tema sia l'attenzione. Forse Nobili può dirci cosa stanno pensando di fare. Cercando di evitare di parlare di tutto e poi con il rischio di finire di parlare di nulla, io vorrei dire due cose. La prima è evitiamo eccessive drammatizzazioni, e cioè
noi abbiamo un'inflazione, l'abbiamo detto prima, è una tassa molto iniqua, lo diceva Einaudi, colpisce i più poveri, cioè colpisce, soprattutto colpisce chi consuma il proprio reddito. Chi il proprio reddito lo consuma quasi integralmente, ovviamente è più penalizzato di chi invece fa risparmio. Però la cosa è causata, questa inflazione, è causata in parte da uno costo molto aumentato dell'energia delle materie prime, e su questo la soluzione che temporaneamente il governo sta individuando è quella di intervenire sul caro bollette. L'abbiamo detto, 1 miliardo in più alla fine dell'intervento sarà di quasi 4 miliardi dall'inizio di questa vicenda, un intervento importante per venire incontro a famiglie e imprese. Ma se su quel pezzo vogliamo intervenire in maniera più strategica, dobbiamo intervenire sul nostro modo di approvvigionarci di energia, e su questo bisogna mettere al bando una volta per tutte i no TAP, i no TRIP, i no gas. Mamma mia. Perché se lei noi dobbiamo questo paese, accusa più, gli altri se di noi dobbiamo questo paese uno più autosufficiente dal punto di vista energetico, se non parte il gasdotto con la Germania, cioè se non partono alcune operazioni che ci rendono più indipendenti dal punto di vista energetico, quella parte strutturale del problema non la risolviamo. Poi c'è una parte, figlia, lo diceva molto meglio di me Cottarelli, figlia degli ultimi 2 anni che abbiamo vissuto. Noi abbiamo avuto una crisi di fiducia dei risparmiatori, delle famiglie che durante la pandemia ovviamente hanno risparmiato e sono aumentati moltissimo i depositi bancari. Si vengono fuori i soldi. C'è stata una mole di risorse immessa nell'economia, risorse dello Stato prima, risorse europee col PNRR resto. Allora, scusate, devo correre in pubblicità, sono in ritardo, mi perdoni, nobili. Abbiamo fatto politiche che portassero gli italiani a spendere questi risparmi, a immetterli nel mercato per costruire la ripresa. Un attimo, che adesso c'è. Ci fermiamo, torniamo subito, che deve esprimermi Cottarelli. Ma neanche al prezzo di fermare la ripresa. Torniamo subito. Un minuto. Cottarelli, Toni Costalunga dice una catastrofe che arriva tra marzo e aprile, ma con queste prospettive complicate, quantomeno, senza essere catastrofisti, Draghi che deve fare? Rimanere a Palazzo Chigi o andare al Quirinale? Ma io ho detto da tempo che, visto che Draghi non si può clonare, andrebbe benissimo al Quirinale, però tra le due cose io devo scegliere, preferisco che stia a Palazzo Chigi, perché il 2022 è un anno in cui fondamentale per le riforme, adesso si stanno approvando leggi delega, che delegano il governo a fare certe cose, e Draghi credo sia la persona migliore per guidare un governo per fare certe riforme. Cioè rischiamo di non chiudere nulla poi alla fine, dopo. Certo, esattamente questo è il problema. Allora, grazie a tutti voi, domani mattina sono qui che vi aspetto, ringrazio molto gli ospiti, torneremo su questi temi, tanto temo, nei prossimi giorni. A domani, grazie davvero, grazie Carlo Cottarelli. Grazie. Mambo!